Correte, scappate, arriva lo squadrone bianco-nero. Con questo motivetto vogliamo iniziare la nostra 23ª puntata di Ascoli Picchiociani, lo stesso motivetto che abbiamo ascoltato proprio ieri sera al termine della partita tra Ascoli e Lucchese, vinta dal nostro benamato Picchio per 3 reti ad 1. Veramente una bella partita e chiaramente approfondiremo quelli che sono i temi di questa 28ª giornata di campionato. Andiamo in un lunedì 9 marzo, dove in realtà sono successe tante cose, a partire da, insomma, a New York viene brevettata la protesi dentaria nel 1822, ma questo ci può interessare fino a un certo punto. Oppure nel 1955 al Palazzo delle Esposizioni di Ginevra, in occasione del Salone dell'Automobile, viene presentata la nuova Fiat 600 che costava solamente 590 mila lire, e quindi va bene, e anche sti cazzi, come mi suggeriscono qui dietro dalla regia. Buonasera cari amici telespettatori, nonché tifosi del nostro benamato Picchio, e vi vado subito a presentare quella che è la tribuna, veramente oggi un parterre de rois, come solitamente si dice. Cominciamo con, ritroviamo meglio, ritroviamo il capitano bianconero, non poteva mancare dopo tante serenate che abbiamo suonato sotto casa sua. Abbiamo il piacere di ritrovare il capitano Emanuele Berrettoni. Buonasera e Sera. benvenuto. Sera. Ti rimetti nello stesso posto di prima, Ha perché non portato ha portato bene. un gran No, per me tempero. no, però mi ha portato bene, abbiamo vinto. Poi ne Tutto parleremo qua. comunque di questa Sì, sì, cosa sì. e continuiamo a scoprire i nostri ospiti, continuiamo con, e ritroviamo naturalmente oggi grandi ritorni, la Pantera Nera, colui che insomma nell'anno dei Diabolici fece davvero tanti gol, Mario Adriano Bonfiglio. Buonasera, l'applauso un po' più tenue, adesso si è riacceso, vedi? Bene, continuiamo con Pierpaolo Piccioni, torna anche lui con grandi novità, possiamo dirlo. E allora andiamo a conoscere quella della tribuna stampa, no, dai, conosciamo la quarta persona che si siederà vicino tra Bonfiglio e Berrettoni, uno degli agenti dell'area commerciale, dell'area marketing dell'Ascoli Picchio, non poteva non mancare, Giuseppe Cinci. Buonasera, con il quale parleremo un po' di marketing, di commerciale, di tutto quello che insomma quest'area ha fatto per l'Ascoli Picchio. Bene, andiamo a conoscere quelli che sono invece qui di fianco a me in tribuna stampa, a partire da un altro vecchio ritorno, direttamente dall'ISEF, il buon Marco De Nibbio. Com'è l'ISEF? Tutto a posto? Hai fatto tutti gli esami? Va bene, poi dopo la scopriremo più tardi, no? Bene, continuiamo con Matteo Mariotti di Ascoli Live. Ben ritrovato, grazie. Dulcis in fundo, Midio Premici di Jant.it, giusto? Dico bene? Potrei dire anche tante altre cose, che ne so, Radio Ascoli, però insomma. Benissimo, grande festa, grande euforia, l'Ascoli Picchio vince meritatamente contro la Lucchese, consolida il primato in classifica, mantiene la distanza con il Teramo, caro capitano, va tutto bene, cioè cosa volere di più dalla vita di solito dico? Un Lucano? No, abbiamo appena iniziato, manca ancora 10 partite, quindi Ah, avete appena iniziato, c'è giustamente. tempo, sì, quindi le altre non mollano come è giusto che sia, come insomma era prevedibile, quindi fino alle ultime partite sarà battaglia. Poi parleremo anche di questo recupero tra Reggiana e Pisa che oggi il collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport mette in risalto, perché giustamente si fa fatica a capire le motivazioni per cui, no, questo recupero sia passato più di un mese, ancora non si sa quando poi lo No, giocheranno. anche perché c'era insomma una circolare dalla Lega Pro che diceva che le partite vanno recuperate entro 15 giorni, quindi un po' mistero. Insomma, poi queste sono cose alle quali pensa giustamente la società, il direttore si è già espresso in merito e noi Sì, siamo naturalmente d'accordo con probabilmente lui. no. Proviamo a ricordare un po' le emozioni della partita di ieri. Una partita che forse nel primo tempo, nella prima frazione di gioco,
evidenziato una cosa che solitamente si faceva fatica a notare, ovvero il cinismo da parte degli attaccanti. Insomma, sotto porta, se da una parte in primo tempo c'era una Lucchese che giocava anche discretamente a calcio, dall'altra c'era un Ascoli cinico che insomma, come ci provava, la buttava dentro. Beh sì, ieri soprattutto a livello realizzativo penso sia stata una delle partite migliori e più importanti dell'anno, ecco, quindi siamo contenti perché insomma, ci volevano i gol anche di Pietro e Gigi, che mancavano all'appello, quindi speriamo, ecco, di continuare così, soprattutto in fase offensiva, naturalmente noi attaccanti, però bisogna fare anche un plauso ai nostri difensori che spesso e volentieri si giocano l'uno contro uno con gli attaccanti avversari e lo fanno sempre più che bene, direi. Io credo, non so se siete d'accordo, qui coinvolgo tutti quanti, che un plauso in realtà bisognerà farlo al capitano Berrettoni, che l'ultima volta che è venuto in trasmissione si è messo a sedere qui in panchina e poi non si è alzato più neanche in partita. No, dopo. No, scherziamo. La partita dopo sono stato in panchina, poi ho rigiocato, invece ultimamente... Hai fatto un po' fatica per scelte tecniche o perché come comunque questa panchina di Ascoli Picchiociani non ha portato un granché. No, naturalmente per scelte tecniche, ecco. Però il plauso va fatto perché comunque da capitano, da insomma simbolo di questo Ascoli Picchio, di questa stagione dell'Ascoli Picchio, un giocatore che da un momento all'altro si ritrova comunque in discussione non per questioni tecniche ma per forse questioni più che altro squisitamente tattiche, che continua a tirare la carretta senza fiatare, senza dire niente, senza... comunque creare vittimismi che solitamente non servono, accadono, insomma, no? In questi frangenti. Ah, ma io non gioco, però sai. No, vabbè, naturalmente non giocare, ecco, non fa mai piacere, anche perché è il mio lavoro e vivo di questo 24 ore su 24, quindi poi dopo quando si va in panchina, insomma, si è incazzati un po' tutti. A chi piace giocare a pallone, come si dice, però in realtà fa fatica. Cerchi poi dopo da capitano, da uomo più esperto, di naturalmente di dare l'esempio e cercare di essere utile in un altro modo, ecco. Mi sembra, Angelo, scusa se intervengo, ma ci mancherebbe, voi potete di ricordare, no, di ricordare una situazione simile. Non era capitano Mario all'epoca, però ti ricordi quello che fece per una panchina presa a calci nel sedere? Sì, ma infatti io stavo tirando in ballo proprio lui, perché voglio dire, chi meglio di Bonfiglio può rispondere a queste cose, no? Quando c'erano i diabolici. Insomma, lui... No, la stessa... Vabbè, stesso discorso vale pure per Altiniere, un ragazzo che ha fatto, mi sa, 12 gol. Che in questo momento... No, mi sa, li ha fatti tutti. Ha fatto 12 gol. No, pensavo di sbagliarmi, 13, 14. È un ragazzo che sta andando in panchina, però la forza di una squadra che vuole vincere il campionato, come mi riallaccio all'anno dei diabolici, è anche questa qui. Emanuele per il momento magari non sta facendo parte della... come per inizio partita, diciamo, in campo da titolare, però serve anche a lui, si riposa. Tu ti incazzavi. Sì, no, ma questo l'ha detto, ti mettevano fuori. Ma l'ha detto anche lui, ma a chi fa piacere? però nell'arco di un'annata ci stanno anche queste cose qui. L'importante è avere persone elastiche, intelligenti, come lo sono anche loro. E poi alla prima occasione, vedi Perez. E dimostrare il proprio valore, che poi è fuori dubbio, come quello di Emanuele. Vedi, non è Berrettoni, questo. Perché ieri credo sia stata, sì, ti ripeto, una partita di sacrificio da parte sua. Magari hanno messo meno qualità, però una partita molto di sacrificio, perché la Lucchese, abbiamo visto ieri, una squadra organizzata che giocava benissimo. Quindi partita di quantità. Sì, anche da parte di Grassi, abbiamo visto giocate molto più da parte sua e da parte di Grassi, molto più belle e più importanti, però serve anche questo. Come diceva Allegri, domani vogliamo vincere 1-0, ci basta questo e stop. Da adesso, da qui alla fine, questo conta. Vabbè, ma lì Allegri non è che c'ha, dai, voglio dire, oramai il campionato l'ha vinto, credo. Dice che Lupiani è in mezza partita. Bravissimo. Come si dice qui da noi. Scusami, da quando in qua questa trasmissione si occupa di calcio minore? Appunto, continuiamo a parlare di calcio maggiore. Sì. E proprio tu cadi proprio... Non sono d'accordo. No, vero? No. Ieri c'erano davanti quattro persone che danno del tuo alla palla.
Ecco, non gli davano delle... No, secondo me c'era molta qualità invece. E il fatto di avere tutta sta gente, lui, Grassi, eccetera, Tripoli, che quando... più la rete in mezzo, ha creato un disorientamento assolutamente... assoluto, direi, nella difesa della Lucchese, che infatti è stata perforata per 3 volte. Ed è stata proprio la qualità dei 3 frombolieri davanti che ha fatto la differenza, a mio avviso. Ah, quindi ribalti completamente quanto detto dal buon Bonfil. Dall'amico Bonfil. Che diciamo ai nostri telespettatori... che ne capisce di calcio molto più di me. No, che erano cavalli tuoi, realtà al tempo dei diabolici. Sì, affermo, perché magari adesso tutti si ricorderanno l'attuale cavallo, però in realtà al tempo dei diabolici mi sono innamorato di questo giocatore quando tirò una leppa da fermo. Con Giulianova? Con il una leppa, spieghiamo la leppa ai nostri telespettatori. Tiro particolarmente forte, non arcuato, in quanto l'eccessiva velocità fende l'aria e quindi il tiro è teso sotto la traversa nel suo caso. Questa è la spiegazione di leppa. Andate a vedere su Wikipedia. Da fermo significa leppa che c'hai una coscia come... cioè. Molto importante. Marco, tu non leppa. Non direi di no. Però quello che voglio dire, la partita ti è piaciuta, l'abbiamo vista insieme ieri, dopo tanto tempo ha portato... Io come dice Pierpaolo non sono d'accordo, manco io, quindi così non siamo... No, io invece sono d'accordo a metà. È una cosa, secondo me la Lucchese ha fatto una bella partita, cioè, è una squadra che ha giocato, te lo dicevo anche ieri durante la partita, credo che soprattutto a centrocampo sono sempre riusciti a prendere e poi a prendere palle e a cercare i 2 attaccanti che mi hanno fatto una buona impressione fino a quando il 10 Rajčić, non mi ricordo neanche come si chiama, si è magnato quel gol che poteva riaprire la partita. Poteva riaprire la partita, perché se non sbaglio era il 17esimo del secondo tempo, e quando passare da 3-0 a 3-2 chi ha giocato, e quindi tu no, può capire che è una situazione di difficoltà. Però è poi invece... No, ci hanno avuto quell'occasione, dai, diciamola, no? Dove lì qualcuno, poteva riaprire la partita in realtà, anche si se si è addormentato e poi lì... Le occasioni ne hanno avute tante, anche dopo l'1-0, la traversa, Lanni è stato super impegnato. Però è vero, poi quello che sono d'accordo invece su quello che dice Pierpaolo, che la qualità dell'attacco sia fatto la differenza, sia nell'essere cinici nel buttare la palla dentro, ma anche nel fraseggio negli ultimi 16 metri, insomma c'è stata la differenza, insomma si è vista la differenza tra l'Ascoli e la Lucchese. Oh, a te parliamo di Palinfrasca, che ti piace tanto la musica, tu lo sai chi è che nel 74 vinse la 24esima edizione del Festival di Sanremo? No. Allora vedi, non puoi più venire a questa trasmissione. Vabbè. No, Iva Zanicchi. Che cantava? Che cantava, un attimo che lo ritrovo. faccio che è tutto informato, però in realtà c'ho tutto scritto. Dunque, cantava esattamente Non pensare a me, con Claudio Villa. E poi l'anno prima Zingara con Bobby Solo. Sì, e l'anno dopo. Era la terza, è stata la terza vittoria di fila al festival. Ma che c'entra? No, ah, no, la canzone è Ciao cara, come stai? Ecco perché volevo chiedere a Matteo. Ciao caro, come stai? Tutto bene, grazie. Hai visto la partita ieri? sì, l'ho vista. Però intanto vedi che nel frattempo diamo anche questo tipo di informazioni, no? Qua di solito si parla in queste trasmissioni sempre di pallo, allora noi possiamo parlare anche di salute, no? Di salute, di spettacolo. Musica, abbiamo scoperto che sempre il lunedì 9 marzo veniva presentata la nuova Fiat 500, che costava 500.000 lire, mi sembra di ricordare, 590.000 lire. Te la compreresti? Sì. Ma sì, dai. La nuova 600. Fa sempre comodo, no? Esatto, come utilità. Meglio di andare a piedi. E niente, dai, domani... Grandi emozioni, sì. Domani è martedì. Un altro giorno e si vedrà. Mentre ieri era domenica, l'Ascoli ha fatto una grande partita, sì. Soprattutto perché loro erano pericolosi, come diceva anche Marco, non solo con gli attaccanti... ma anche con le ali, perché comunque non andava sottovalutata la pericolosità di Pagano, che ogni volta che andava sul fondo erano guai. Comunque la difesa è stata molto brava a contenere questi attacchi pericolosi da Lucchese, e gli abbiamo fatto male proprio da questo punto di vista, con le ripartenze. Comunque il gioco è stato un bel gioco, un bel Ascoli. Diciamo una delle più belle partite forse della stagione, insieme a quella di Reggio. Sì, anche secondo me.
senza sottovalutare comunque la grande prestazione anche di Pisa, perché comunque sì, è stata una partita impostata diversamente, era una squadra che ti attaccava, voleva vincere Pisa, però comunque anche lì si è visto un Ascoli bello. Beh sì, sì, anche quella una grande prestazione. Emidio Premici, ieri ti abbiamo ascoltato volentieri anche nella versione telecronista. Torturato, no? Insomma. Sì, in effetti dovrai fare molta... Doveva essere un po'... No, scherzo, dai. Era difficile parteggiare per la Lucchese. Per la Lucchese perché diciamo che lo facevi in realtà per un emittente. Radio 2000 di Lucca. Radio 2000 di Lucca. Quindi in effetti quando segnava la... Poi quando ha segnato Risalini... No, non esageriamo. Hai detto proprio grande gol. Non è vero. No, però, comunque... diciamo che... chi ti permette di giocare, chi si gioca la partita a testa alta, al di là che incontri la capolista o meno, in verità sono quelle le situazioni in cui vedi un bel calcio. Poi quando giochi con formazioni di tutto rispetto come il Forlì, Sant'Arcangelo, voglio dire, e quant'altro, no? Sì, ma infatti ieri mister Gallerisi l'ha detto in sala stampa, ha detto proprio che ci sono fattori positivi e negativi nel giocare contro squadre come l'Ascoli. Quello positivo è di giocare a viso aperto, quindi attaccare, trovare gli spazi giusti, perché ieri l'Ascoli, insomma, è difficile trovare l'equilibrio con un sistema con tre fantasisti, no? Dopo però c'è il rovescio della medaglia, che è quello di esporsi ad una squadra come la nostra, veloce nelle ripartenze, quindi ieri poi l'abbiamo dimostrato. Quindi è andata una partita a tratti spettacolare, dove questo duetto, a proposito di Sanremo, no, questo duetto fra Berrettoni e Grassi ha funzionato. Cavolo se funziona. Poi sì. Si sono anche scambiati a un certo punto del secondo tempo, se non sbaglio. Sì, sì, ma anche verso la fine del primo del tempo, primo. Sì, sì. Quindi chi è che va sull'esterno? È passato a destra, io dietro a Perez. Comunque per voi è uguale? Sì, sì, in quei ruoli là, insomma... È lo stesso, poi durante la partita si cambia, dipende anche come insomma, finisce l'azione, quello che ci chiede il mister, però bene o male è uguale. Insomma. Quindi per chi diceva che questi due giocatori non possono coesistere insieme tra di loro... No, che diceva che capiva poco di calcio. Tappiamo la bocca, esatto, probabilmente capiva poco di calcio, capito Marco, hai sentito, no? Te l'ha detto proprio espressamente, come non l'hai detto mai? Senti, ma lui viene che... dall'ISEF anche Emanuele? No, penso di no, lui dall'ISEF ancora, dall'ISEF solo dai. Tu? Dall'ISEF solo io. No, con invece, sta barba, no? Gli diceva Fiorello questo, no, dice, ah, guarda un po', c'è uno che viene battuta, no, direttamente dall'ISEF direttamente, durante lo spettacolo, che è stato molto divertente. Non la Lodi ci faceva tagliare, lo sai? Che sì. È stato molto divertente. Olli, vedi che sta lì come ti guarda, è inutile fare lo spiritoso. Mi fa le occhiali quelle che mi prendono il cuore, ma tu non sai che in verità... Oggi, lunedì 9 ottobre, è anche... Cos'è, l'almanacco del giorno dopo? È anche il compleanno della mamma della nostra Valeria Lolli, allora, quindi a quale facciamo un applauso, no? Gli auguri, voglio dire. E poi, altra domanda, qui ti rimballo un po' tutti perché parliamo del 2002. Lunedì 9 marzo del 2002 c'è stato un altro che ha vinto... No, vabbè, è l'almanacco del giorno dopo. Parliamo anche di questo. Se no parliamo sempre di calcio. Oggi ieri si è vinto, quindi voglio dire, non è che possiamo stare troppo. Ma tu continua, non ti far condizionare, vai avanti. Bisogna trovare sempre quel po' di negativo, no? Che gli possiamo dire alla squadra dopo questa vittoria così esaltante, no? Nel 2002 c'era anche Sanremo, il lunedì 9 marzo ha vinto, ve lo ricordate chi ha vinto? Vediamo un po'. Cosa stai dicendo, Angelo? Chi ha vinto il Festival della canzone italiana? Con messaggio d'amore cantata dai. Dai, Mario! Jalisse proprio no. I Mattia Bazzar. No, sapevi tu, Peppe? Sì, sì, lo sapevo sicuro. Sicuro, vero? Sì. Tu c'eri alla partita ieri, no? Come no? Ah, no, perché non lo so, pensavo non ci fosse. Un bello sciarpone di lana. Anni 80, mio portafortuna. Faceva freddo, mo le dico. No, io lo porto. No, vabbè. Molti dicono che ormai è diventato del Borussia Dortmund perché il bianco non è più tanto bianco. Però io per scaramanzia. Ovviamente non si lava, no? No, io quello è dall'anno dei diabolici che mia madre. Addirittura come dall'anno dei diabolici? Lo so, ogni tanto lo prendo. Dall'inizio della stagione. No, lo metto fuori ad areggiare, però quello non.
Quell'anno è stato un anno fortunato, quindi quest'anno l'ho riproposto. E... girano le pulci dentro a quella sciarpa. No, vabbè. No, è vintage, Valeria, dai, un po' vintage. Mi ha fatto capire. Metti seduto. Metti seduto a posto mio. Facciamo due domande a Berrettoni, perché se no cambiano. Oh, finalmente. Vero, ci vogliono far sentire, comincia a fare un po' di. Parla un po' di calcio, c'hai il capitano dell'Ascoli. Dimmi come si gestisce questa situazione. C'è anche una certa esperienza a livello di campionati. Come gestire questa situazione di una squadra che è comunque in testa alla classifica da qui alla fine? Gestire è un termine brutto, però. Un pochettino. Vedi che non ti vuole rispondere. No, mi risponde. No, cercavo un modo. No, non si gestisce, si continua a lavorare come si è sempre fatto dal 15 luglio, calmando un po' gli animi nello spogliatoio e lasciando l'euforia, come è giusto insomma che sia, all'esterno. Qualche conticino avete cominciato a farlo No, bisogna pensare partita dopo partita, perché appena abbiamo cominciato a fare due conticini, sì, però stavamo mollando. Questo a dichiarazioni, per carità, di fatto. Giusto, no? Ma che ti aspettavi? No, stai calmo, che Valeria ha detto devo continuare, stai calmo. Però la squadra che più avete che capito? Pensate che al di là dei quattro avete punti capito chi è che farà il conduttore di chi è il prossimo che anno? Avete più timore, ancora del Pisa piuttosto della Reggiana che deve recuperare, del Teramo che... Beh, il Teramo non avevamo insomma, parlato mai di questo. È una squadra che non perde da 18 partite. È un girone intero, sono tante, è solamente una squadra che ha valori importanti riesce a avere una costanza del genere. Poi dopo c'è naturalmente il Pisa, che è una squadra costruita per fare la Serie B, non è molto costante, però sappiamo che ha giocatori che possono insomma annellare una serie di vittorie. Vediamo che ne pensa Mario invece. Secondo te qual è la squadra più te riaddormenta? No, stavo riflettendo alla risposta di Sanremo. Ancora stai già lì. Hanno vinto, poi sono scomparsi con fiumi di parole. No, perché tu hai detto quelle diamo una nota negativa ogni tanto. Vabbè. Nella squadra, io l'ho detto qui nella scorsa puntata, che per me il Teramo arriva fino alla fine, perché lo sta dimostrando, è una squadra organizzata. Anche loro hanno entusiasmo e lo stanno dimostrando. Perdeva 1-0 quando era sabato, venerdì, poi alla fine ha vinto 5-1. Pisa distante, Reggiana è l'altra squadra che può dare fastidio. Però questo campionato si deciderà alla fine, l'ho detto. Secondo me, poi mi posso sbagliare, mi auguro di sbagliare perché l'Ascoli fa due domeniche. Alla fine. Però è così. Cioè nel doppio incontro Ancona Teramo, dai. Però è così. No, le ultime partite, perché non molla, come diceva Emanuele, sono 18-20 partite di risultati utili, è una squadra tosta, una squadra organizzata che ha nell'attacco ragazzi veramente interessanti, riallacciandomi al discorso di prima, dicevo, puoi fare, sì, come la Padula e la Donnarumma. Bravissimo, riallacciandomi al discorso, non era quando parlavo di Emanuele e di Grassi, che la partita è stata pure sotto aspetto caratteriale di sacrificio. Non volevo dire che non hanno messo qualità, anche perché se no i tre gol che ha fatto l'Ascoli ieri non li fai, se non hai qualità nelle giocate di Tripoli, cross, scarico dietro e gol d'interno. Invece Gualdi e Pirrone come l'hai visti? Eh? Gualdi e Pirrone davanti alla difesa a fare i due. Bene, una partita l'abbiamo detto. Prima ha detto tutta un'altra cosa, sì. Adesso vedi davanti alle telecamere. Bene, è stata una partita bellissima, perché la Lucchese è una squadra che ti fa giocare, l'Ascoli altrettanto, e abbiamo visto una bellissima partita. Diciamo poi, ti ripeto, no, loro hanno l'Ascoli ha concretizzato quasi il 100% delle occasioni. Ma io ti avevo chiesto di Gualdi e Pirrone, i due centrocampisti. Di Gualdi e Pirrone, bene, infatti mi riferivo anche a questo, il discorso del sacrificio di Emanuele, di Tripoli e di Grassi, anche in funzione della partita che hanno fatto a centrocampo i ragazzi, perché è una squadra che è molto sbilanciata come quella della Lucchese, se non dai una mano d'aiuto con gli attaccanti. Ieri guardavo Perez, avrà fatto 850 scatti, sempre
profondità e sia pressare i portatori di palla della Lucchese. Poi magari col palleggio riuscivano sempre ad uscire con il centrale di centrocampo della Lucchese, però dobbiamo pensare anche che i due centrocampisti, come dicevi tu, davano anche molta copertura ai quattro difensori, che si sono comportati benissimo, soprattutto i due centrali. Tranne l'errore del retropassaggio, ma quello ci può stare, che poteva riaprire la partita. Come no? Ma sempre a mare. Sì, secondo te Pirone può reggere un centrocampo a due o a quattro? Però ecco, è quello il mio discorso, ripeto, se hai giocatori che si sacrificano sotto l'aspetto pure le caratteristiche in fase difensiva, che... è normale. Se tu giochi con Berrettoni, con Grassi, con Perez, con Altiniere, con Tripo, puoi giocare con tutti. Però come ci ricordiamo, ecco, un'altra partita, non parliamo del calcio minore, di Eto'o che faceva il terzino destro su delle partite di Mourinho. Quello come tante altre squadre che si sacrificano, ormai il calcio è così, calcio talmente veloce, talmente se non corri, non ti sacrifichi anche con gli attaccanti. Oh, mentre invece quando faceva la telecronaca come opinionista, come seconda voce insieme alla Rocca su Porno, sì, no, al solito la seconda voce lui diceva il contrario, cioè non possono coesistere, non possono giocare, capito che ti voglio dire? Poi viene qui alla trasmissione ufficiale. Manuele, sono stato sempre un ragazzo sincero, loro lo sanno, allora non credere alle ste burle qui. Scherziamo. La difficoltà, capisco, la difficoltà pure mia all'inizio, prima partita, io da tifoso, l'Ascoli dobbiamo vincere, Mario, dobbiamo essere imparziali, perché in effetti, non è facile, capisco. No, dovete essere imparziali perché poi, voglio dire, chi no. Guarda come si chiama? Sport Tube. In effetti non bisognerebbe essere di parte, e poi quando li vai a vedere le partite trovi sempre telecronista. Che è, no, di parte, ma di più. Però vabbè, ci piace anche questo. Allora, siamo arrivati al dunque, ovvero il momento dei numeri, risultati e classifica di questa 28esima giornata di campionato, e poi ci andremo a vedere subito, non so se la regia è d'accordo, le interviste dei due allenatori, Petrone e Galderisi. Ma nel frattempo vi leggo quelli che sono stati i risultati di questa 28esima giornata di campionato, a cominciare da Spal Prato 0-0, Ascoli Lucchese 3-1, Pontedera Gubbio 0-1, a Grosseto Pisa batte Grosseto 1-0, a Forlì Tutto Cuoio batte Forlì 1-0, Sant'Arcangelo Savona 1-0, Pro Piacenza San Marino 1-0, a Carrara Teramo batte Carrarese 5-1, c'è stato il recupero tra L'Aquila e Pontedera che è finito 1-1, mentre stanno giocando in questo momento L'Aquila Reggiana, che mi sembra che siano sul risultato di 0-0, poi vediamo, poi l'altra volta è andata a finire pure così, e quindi ci è piaciuta questa cosa, e quindi andiamo a vedere quella che, o meglio a leggere, a vedere voi cari amici telespettatori, la classifica dopo queste 28 giornate di campionato. Al comando ancora l'Ascoli Picchio con 56 punti, a distanza di 4 punti il Teramo con 52, per continuare con Pisa 47, Reggiana 45, Pontedera 40, L'Aquila Ancona 39, Tutto Cuoio 37, Carrarese 36, Gubbio 35, Lucchese Spal 34, Grosseto Pistoiese 33, Sant'Arcangelo Prato 30, Forlì 29, Pro Piacenza 28, Savona 27, San Marino 23. Emanuele, ce la farà il San Marino a salvarsi? No. Boh. Cavoli loro. No. Sì, quello sicuramente, però sarà dura perché anche quelle lì, tra Pro Piacenza, Forlì, col Forlì adesso, proprio oggi mi sembra ha cambiato allenatore, quindi... Com'è che si chiama? Semplici, no? Vanigli. Sì. Vanigli. Se tu pensi che il Pro Piacenza con 8 punti di penalità ancora può salvarsi direttamente, quindi penso che anche quelle sotto stiano facendo un gran campionato, insomma. Poi se andassimo a guardare, ne parlavamo prima a microfoni spenti, diciamo tutti e tre i gironi, girone A, girone B, girone C, ci rendiamo conto di... Loro tutti dicono che il nostro è più scarso, invece il nostro è più equilibrato, perché se tu pensi che le squadre sotto da noi quanti punti hanno, mentre negli altri gironi sono 3-4 squadre che stanno sui 20 punti, invece nel girone nostro, bene o male, chi lotta per salvarsi è già 30-32, quindi... È sicuramente il girone più equilibrato. Un po' più equilibrato e forse più difficile, che se ne diceva all'inizio del campionato, Marco. Ma dall'inizio che c'è sta questa differenza, voce, no? Si dice, come dice giustamente Berrettoni, che
il girone B viene considerato quello più scarso, comunque dai valori tecnici inferiori. Tutto da dimostrare, onestamente è tutto da dimostrare. I numeri forse dicono, cioè, il contrario. Se da una parte può essere vero quello che dice Berrettoni, nel senso che le squadre anche nel girone B, anche le squadre che sono sotto hanno fatto tanti punti, potrebbe questo significare anche che c'è un livellamento verso il basso, però secondo me sono tutti discorsi, primo, che sono da dimostrare, e secondo, capitato di vedere, sembra mercoledì, un pezzettino di partita tra le ultime due in classifica, Pordenone Patria del girone A, sì. La palla più bassa volava penso 50-55 metri d'altezza, quindi se tu pensi che la penultima in classifica da noi, come dicevo, è il Pro Piacenza, che sta esprimendo un gran calcio, un ottimo calcio, anche perché è quella forse da qui al termine del campionato, per quanto ci riguarda direttamente, forse è quella che mi al di là delle ultime due di campionato, quella che mi preoccupa un po' di più, poi dovuti scongiuri e quant'altro, però insomma sta risalendo pian piano. Se avesse gli 8 punti di penalizzazione sicuramente non starebbe a metà classifica, perché 28 punti più altri 8 sarebbe a 32, quindi insomma sicuramente 36. In una posizione 36. Non è la matematica, sì, no. È sempre 28 più 8, 32. È sempre un'opinione. Comunque, andiamoci a vedere quelli che sono, appunto, sono state le dichiarazioni post gara di Petrone e di Giuseppe Nanu Calderisi, che ho avuto il piacere di rincontrare dopo averlo visto calcare il Del Duca in tempi diversi da questi, dove ci bucava spesso e dove Costantino Rozzi in verità diceva sempre che lo avrebbe voluto con la maglia dell'Ascoli, ma questo poi non è successo mai. Vediamoci l'intervista e torniamo subitissimo. Birrificio Le Fate, la birra dei sibillini. Sei fate che identificano sei birre diverse, sei gusti diversi, ma tutti con lo stesso valore di fondere le proprietà dei frutti della terra dei Monti Sibillini con i gusti e le caratteristiche internazionali della birra. Bionda, rossa, bianca, alla mela rosa, alla castagna, all'anice verde, e per il Natale in arrivo la speciale birra al miele. Birrificio Le Fate, a Comunanza, la birra dei sibillini. Seguici su Facebook. Vieni a giocare nei nostri centri, dove potrai trovare migliori quote, ampia possibilità di gioco, pagamento vincite immediato, possibilità apertura conto gioco, giocate a sistema correzione di errore, giocare insieme live e pre-live, virtual games, casino online, slot online, poker online. Cloverbet, main sponsor dell'Ascoli Picchio. Nei nostri centri potrai partecipare al concorso Vinci un posto in tribuna e partecipare a tante altre iniziative. Cloverbet, la tua scommessa vincente. Con mio grande piacere, di fronte ad un grande del calcio per me, che insomma l'ha vissuto abbastanza, non dico che siamo coetanei, però insomma la ricordo più da calciatore che da allenatore, le faccio i complimenti, perché oggi insomma avete dimostrato di essere una gran bella squadra che gioca un gran bel gioco. Sì, e mi fa molto piacere essere tornato ad Ascoli dopo tanto tempo, su un campo dove ho fatto parecchie battaglie, dove ho un grande ricordo di una persona meravigliosa come il presidente Rozzi, che mi ha sempre abbracciato come un figlio, nonostante non ho mai giocato nell'Ascoli, ed ero molto felice di venire a giocare qua. Sapevo però che incontravamo una squadra una squadra vera, e gli applausi finali credo che siano un bel segnale per quello che è il nostro lavoro. Io sono un po' rammaricato, perché dentro di noi abbiamo bisogno di punti, come d'altronde ce l'aveva bisogno all'Ascoli, però la prestazione è stata molto importante. Loro segnavano e noi prendevamo il palo, loro segnavano e noi sbagliavamo i gol, la potevamo riaprire sul 3-2 con la palla di Rajčević, non è andato un po' tutto male negli ultimi 20 metri, però se riusciamo a scindere le due cose, cioè quando giochi contro l'Ascoli è una cosa, quando giochi contro il Teramo è un'altra, ma quando giochi contro il Forlì, e domenica giochiamo contro il Forlì, per dire la squadra che affronteremo, sono partite completamente diverse, perciò queste non ci devono illudere, come non ci devono demoralizzare qualche sconfitta che purtroppo sono successe. Chiesi che nel corso del tempo è un po' cambiata, soprattutto dal suo arrivo.
io ho trovato un gruppo meraviglioso che ha voglia di lavorare, che ha voglia di giocare a calcio, abbiamo qualità, noi abbiamo tante qualità e oggi ho cercato di metterle tutte in campo perché credo che l'ossicolo abbassato, io con Mingazzini avevamo due esterni offensivi, due punte, e io credo che la squadra lavora bene, è organizzata, sa quello che deve fare, e se fossimo anche un pochettino più cattivi sotto porta forse avremmo qualche punto in più, ma a volte la differenza sta anche in quello, insomma loro sono stati molto bravi e poi è una squadra che ha grandi qualità. Forse mi permetto più cinici perché nel primo tempo, come diceva giustamente lei, la Lucchese giocava e l'Ascoli tirava in porta e segnava. Sì, anche un po' sfortunati sul colpo di testa di Rajcevic sull'1-0, che il portiere ha fatto una parata strepitosa, gli faccio i miei complimenti perché quella credo che poteva cambiare assolutamente la partita. È anche vero che se una squadra fa tanti punti ed è prima in classifica e ha quella sicurezza interiore di giocarsi sempre la partita per vincere, e devi mettere in preventivo che la serenità di chi calcia è completamente diversa, e loro l'hanno dimostrata nel primo tempo. Ha fatto penso 2,5 tiri, 3, 2 gol, noi ne abbiamo fatti altrettanti, forse qualcosa in più, e non abbiamo mai fatto gol. Dove arriva il lavoro di Galderisi da qui alla fine della stagione? La Lucchese ha in mente di salvarsi in maniera del tutto tranquilla, credo. Purtroppo noi non possiamo essere tranquilli perché la classifica è molto corta. Qui questo è un girone dove le sorprese sono all'ordine del giorno, le piccole battono le medie, le medie battono le grandi, e perciò dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto oggi. Io non tanto, perché alla fine devi raccogliere i punti, però dobbiamo anche renderci conto che noi non possiamo permetterci di sbagliare niente, perciò questa deve essere una settimana che non deve essere una settimana di rilassamento per quello che abbiamo fatto, ma di cattiveria per quello che non abbiamo raccolto. Grazie e complimenti di nuovo. Ciao. Finalmente è arrivato Mister Petrone, finalmente dico io, una vittoria senza troppo soffrire, lo possiamo dire? Ma siamo stati bravi, secondo me, più di quello che mi aspettavo, perché era una partita difficile oggi, perché la Lucchese è una squadra che gioca, ha cambiato molto rispetto all'andata e tra l'altro sono venuti col piglio proprio di fare la partita per vincerla, perché proporre Rajcevic e Forte davanti, due giocatori strutturati, dove effettivamente noi non avevamo struttura fisica con Mori e Mengoni, e quella è stata proprio la dimostrazione quando ho visto la formazione che sono venuti a giocarsela. Gli faccio i complimenti alla Lucchese, ovviamente il grande applauso va ai miei, perché hanno vinto una partita importante contro un avversario secondo me molto ma molto forte. Grande gruppo, questa credo sia forse l'arma in più di questo Ascoli, che insomma riesce a vincere anche contro la Lucchese, un valore aggiunto questa vittoria, perché è venuta proprio contro una squadra in realtà che ha giocato un buon calcio. Sì, l'avevamo preparata nei minimi particolari, perché la Lucchese rispetto all'andata è una squadra completamente diversa, l'ha dimostrato oggi. Sono venuto a giocare con due punte strutturate fisicamente proprio per sfruttare le nostre defezioni del momento, e devo dire la verità, i ragazzi sono stati eccezionali proprio a concedere poco, e se non due o tre situazioni che Ivan ovviamente, insomma, facendo reparto, ha fatto la sua parte. E siamo contenti perché la parola giusta è dare continuità con un gruppo di ragazzi che dal primo giorno lavorano proprio sulla tempera, sul carattere, sullo spirito di sacrificio, e quando si responsabilizza poi tutto il gruppo e tutti vengono presi in considerazione come faccio io, è giusto che le prestazioni che uno si aspetta sono queste. Faranno fatica Mori e Mengoni, chiedo scusa se la interrompo, a rientrare in squadra dopo le prestazioni di Cinaglia soprattutto e di Pelagatti? No, sono scelte che io andrò a fare come ho fatto prima del loro infortunio. Si va a guardare il minimo dettaglio per la causa. L'importante è che loro si fanno trovare pronti all'appuntamento, pronti alla prestazione, perché noi in questo momento qua per 10 partite abbiamo bisogno solo di questo, quindi non si va a valutare questa partita si è fatto bene, domenica prossima devi dare per forza la possibilità a Tizio Caio Semproni di giocare, la squadra la vedo durante la settimana. Oggi avevo bisogno di Mengoni o di Mori, non ce l'avevamo, però gli altri hanno fatto benissimo. È normale che alcune situazioni
le abbiamo pagate proprio perché abbiamo 30 cm di differenza rispetto a Rajčević e Forte, quindi sotto certi aspetti poi ti viene bene, perché Ivan ci ha messo la pezza una volta, due volte, e la terza, la quarta l'hanno buttata fuori, però poi sono situazioni che noi andiamo a vedere nello specifico. E sapevamo la loro struttura fisica, sapevamo che Rajčević rientrava dalla squalifica, e però i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ci è andata bene, bene in quelle situazioni là, però poi credo che la squadra abbia meritato la vittoria contro una signora squadra, ripeto. Doppia trasferta nel giro di pochi giorni, Gubbio e Pontedera, senza però l'apporto dei tifosi bianconeri. Ma guarda, è da calendario giocare turno in infrasettimanale, quindi è una cosa che riguarda tutti. È normale, insomma, che recuperare a Dai dell'Orco e lo stesso Mengoni, comunque Chiricò, Mustacchio, Mori hanno un'altra settimana in più di lavoro, è normale che per noi diventa fondamentale. È fondamentale proprio per dare continuità a quello che a coronare questo sogno, perché è un sogno che vogliamo portare a casa a tutti i costi. Per quanto riguarda i tifosi, sotto certi aspetti sono normale, come un po' tutti, dispiaciuti che non possono venire, però io preferisco ovviamente in questo momento qua soffermarmi sulla mentalità che bisogna dare a questo gruppo per portare a casa un obiettivo che, ripeto, è quello di che vogliamo a tutti i costi raggiungere. E passa attraverso queste situazioni, noi dobbiamo essere bravi a superare anche questi momenti, sapendo che i tifosi hanno sempre dato e daranno sempre un supporto importante per noi. E quando scendiamo in campo anche per loro, e specialmente per chi realmente sta vicino a questa squadra. E è normale, insomma, che ci dispiace, però poi noi abbiamo un obiettivo che poi tra l'altro parlate con chi ha vinto qualche campionato in delle piazze dove veniva seguito da 10 persone, e quindi, insomma, sotto certi aspetti, se non crei proprio quella mentalità, se non lavori sulla mentalità vincente che devi dare al gruppo, in determinate situazioni, compreso oggi non erano il solito numero di sempre, e se non lavori su determinate situazioni non ottieni un risultato, e la strada è quella giusta. Sopperiamo per una settimana, perché poi si parla di una settimana, e quindi sono 7 giorni importanti, dove l'ho detto la settimana scorsa, in questo mese si decide le nostre sorti, e lo spirito è quello giusto, la voglia, la mentalità è quella di una squadra che deve portare a casa un risultato. Dobbiamo essere quelli di oggi. Poi una volta si parlava di pressioni, mister, non so se lo ricordi. No, me lo ricordo da 30 anni, perché ti ho raccontato un aneddoto dove tu non te l'aspettavi, che ti dicevo una cosa del genere, ma purtroppo è la realtà, quindi le pressioni non toccano minimamente né all'allenatore né alla squadra quando giocano con questa abnegazione, con questa voglia, con questa cattiveria agonistica, con questa mentalità. Le pressioni ce l'ha chi non ha mai vinto. Esatto. Ascoli Picchio dice no, chiaramente Mario Petrone dice auguri a tutte le donne, innanzitutto perché è la festa delle donne, e poi ovviamente contro la violenza, perché al di là contro la violenza delle donne, ma è purtroppo nell'ultimo periodo si vedono troppe cose brutte, orrende. Poi io vengo da una realtà non proprio oxfordiana, quindi mi sono sempre battuto per questo. La palestra Nuyuki Club di Monticelli, a partire da quest'anno, è diventata la sede per le sedute di richiamo muscolare dei giocatori dell'Ascoli Picchio. La struttura, di ben 2200 metri quadrati, è all'avanguardia nel territorio per la sua attrezzatissima sala pesi e per la nuova sala per il cross trainer. È inoltre il più importante centro di zumba qualificato, si effettuano corsi di karate, MMA, pilates, power yoga, step e tonificazione, ginnastica dolce e servizio di personal trainer. Palestra Nuyuki, sempre un passo avanti, e l'Ascoli Picchio cammina con noi.
Petrone a questo punto l'abbiamo sentito, forse è stato il post gara più bello, dove l'abbiamo sentito meglio di tutti gli altri, perché c'era poco da dire da un punto di vista negativo, tanto da dire, dici tu giustamente, capitano, abbiamo vinto 3-1, abbiamo fatto un qualcosa di negativo, lo troviamo sempre, è vero, bisogna, altrimenti c'è qualcosa che non va. Non possiamo dire sempre no, troppo. No, insomma, è naturale e anche giusto che in una partita si commettano degli errori sui quali poi dopo lavorare in settimana. Succederà come è successo ieri, ma insomma in qualche modo ci siamo ricapati, ovvero la tifoseria, no? ci sono stati questi provvedimenti restrittivi da parte della questura dopo la richiesta del CASM e dell'Osservatorio Nazionale. Insomma, noi ne abbiamo pagato le conseguenze per quello che è successo a Pisa, situazione paradossale dove in realtà qualcosa non ha funzionato, ma non credo che sia stata colpa degli ascolani, che sono stati fatti arrivare con largo posticipo all'inizio della gara, e c'era qualcuno che in qualche modo aspettavano che arrivasse, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, però lo voglio ricordare perché poi ci ritroviamo, va bene, ieri con diciamo la curva suddivisa a metà, e nei prossime due trasferte Gubbio e Pontedera senza l'appoggio della tifoseria, una cosa che sinceramente rompe le scatole, lo posso dire? Insomma, rega un danno, insomma, un po' a tutti, alla squadra, alla tifoseria stessa, alla città, perché poi dopo lì, insomma, bisognerebbe capire bene come sono andate le cose. Adesso il direttore e la società hanno detto che presenteranno un ricorso, speriamo che, ecco, che già dalla partita, magari questa col Gubbio è difficile, però magari quella col Pontedera possiamo, insomma, avere i nostri tifosi al seguito, perché per noi sono fondamentali. Importante, sì, l'apporto quest'anno, devo dire, grandi segnali di maturità sotto tutti i punti di vista. Sì, ma insomma noi non avevamo dubbi, abbiamo stretto, insomma, un rapporto guardandoci negli occhi con i nostri tifosi e dall'inizio dell'anno, da luglio. Penso che questo è un ambiente, una squadra fatta da uomini veri che poi dopo mantengono la parola data. La squadra sta facendo bene, i tifosi stanno facendo, penso, più di quello che ci si poteva aspettare. Bello, questo mi piace perché è una dichiarazione importantissima. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo mantenuto la parola data con i tifosi. Ma noi abbiamo sempre detto, io per primo, da quando sono arrivato, adesso non so se l'Ascoli vincerà il campionato, però sicuramente la squadra penso che stia dimostrando di aver capito cosa significa indossare questa maglia. Importante questo tifoso perché mi dà l'opportunità di riallacciarmi anche a quanto fatto sempre dai tifosi ascolani in merito, parlavo di grandi segnali di maturità, in merito al discorso dei lavoratori della Prismian, ennesima azienda del territorio ascolano che ha chiuso i battenti da un giorno all'altro mettendo in difficoltà più di 120 famiglie. Io non lo so se qualcuno di voi vuole commentare questo, nel senso che comunque al di là di tutto si è parlato la scorsa settimana di una tifoseria nera, di una tifoseria apostrofata come chissà quale tipo di tifoseria, poi invece ci imbattiamo anche molto volentieri, con grande piacere, in queste piccole cose che possono essere legate al calcio, ma anche no, giusto? Guarda, Pierpaolo. Guarda Angelo. Parlare di nero e di rosso oggi, come se esistessero ancora il nero e il rosso, a me personalmente fa sorridere. Parlare dell'esultanza di Perez ancora oggi per me è un'offesa alla pubblica intelligenza, perché l'esultanza di Perez non è assolutamente quello che l'hanno voluta far passare, ma è un saluto che è il saluto militare, per cui mi sembra veramente una grandissima... mistificazione quello che è stato detto. Sinceramente non avrei montato tutto questo caso.
Ma forse qualcuno dietro. No, no, non faccio dietrologie, non faccio niente. Non facciamo, infatti. Perché in questo caso, proprio secondo me non era. Punto. E invece la tifoseria, grande prova di maturità, mi sembra anche forse un premio eccessivo per uno che mette uno striscione, però in realtà comunque invece la tifoseria ha fatto ben di più, è andata vicino ai cancelli della Prismia e questa è una cosa diversa che mettere soltanto uno striscione, che è una cosa che sappiamo fare tutti. Ha preso una posizione e in questo momento, se mi consenti, vorrei evidenziare invece un'altra cosa che è successa la notte scorsa e che mi ha lasciato abbastanza colpito, tanto da aver letto nel corso della serata di ieri sera dei commenti sui social network sulla presenza di alcune di molte persone sugli scalini dell'Hotel Marchi ad aspettare l'apertura di un ufficio alle 9 di stamattina per potersi assicurare uno dei, non si sa se 45, 60 o 90, perché qua non si capisce bene, disinformazione totale, di posti messi a disposizione per delle borse lavoro, delle borse studio, per persone che stanno al di sopra dei 30 anni, quindi per quella categoria che in questo momento è più in crisi di tutti. E questa cosa ha causato una notte all'addiaccio, perché il criterio di presentazione delle domande era il criterio principale per la scelta delle persone che dovevano avere questo lavoro e non i titoli che potevano essere, non so, gli anni di disoccupazione, gli anni anagrafici, le competenze, i titoli di altro genere. Ora, io sono stato in commissione di concorso più di una volta e dico che non è così complicato fare un'analisi dei titoli. Basta un foglio Excel e una categoria di valutazione in base ai titoli, per cui la persona o le persone che hanno deciso di adottare questo criterio, che è un criterio che mina la dignità proprio della persona, che è stato a 4 gradi stanotte lì, persone anche di 50 anni, di 55 anni, questa persona che ha deciso questa cosa, cari signori e signori, secondo me è un'otera. È un totera. Ecco, spieghiamo anche magari ai nostri telespettatori che non sono ascolani, no? Che magari sono dell'Interland, come dire, che cosa significa essere un totera, cioè uno che probabilmente non ha... Il totera è la parte centrale del pupo di Gran Turco. Esatto. Tolti i chicchi che sono buoni, rimane la parte centrale che è buona solo per... non brucia nemmeno, quindi c'è, cioè, l'utotera. Allora, perché dico questo? Perché dico questo? Perché non è stato fatto apposta. Cioè, non, secondo me non c'è stato pensato a una cosa del genere. Ah, peggio mi sento. Se infatti, fosse per così. Quello dico io che... Cioè, voglio dire, se non è stato fatto apposta, peggio. Sarebbe diabolico se fosse stato fatto apposta. Beh, quello sì. Però io personalmente, che abito da quelle parti e quindi tornando a casa ieri ho proprio visto questo che è successo, cioè queste 100 persone che in realtà probabilmente non sapevano neanche se ci rientravano, perché sono arrivate, cioè chi prima arrivava in buona sostanza riusciva forse a, dico, utilizzo il condizionale, a prendersi questo posto da 650 euro lorde al mese. Una cosa veramente inguardabile e inverosimile, tanto più che parliamo di un hotel, no? Dove probabilmente qualche stanza per ospitare queste persone ce l'aveva pure, quindi, oppure chi si è inventato questa cosa magari faceva in modo di accogliere queste persone piuttosto che farle stare al freddo e al gelo. Volendo chiudere questo discorso con una battuta, non so fino a che punto ci si possa ridere. In Italia succede questo, succede che possiamo vedere delle file per una borsa studio di 650 euro lorde. Il caso precedente era l'uscita dell'iPhone, sì. Le altre file le avevamo viste e questo ci fa capire come ci sia una profondissima forse differenza in questo momento in questa società. Poi, se vogliamo continuare su questi temi, no, continuiamo a parlare di calcio, fare... No, però... volevo solo chiudere con una cosa. Noi siamo qui in una trasmissione sportiva e tutti a gioire per una vittoria dell'Ascoli, ma io non sono disposto a far sì che l'Ascoli, quantunque vada benissimo quest'anno, faccia da effetto cloroformio per la mia indignazione, che in questo momento è altissima. Da per la Prismian e per quello che è successo all'Hotel Marche e per altre cose che stanno succedendo. Non accetto che il calcio sia un oppio.
No, oddio, speriamo di no. Certo è che se il calcio dovesse in qualche modo, il nostro calcio, riuscire a lenire o comunque... No, non credo che il calcio possa lenire situazioni di questo genere. Questa è una realtà che non è una situazione che è capitata ieri. Cioè è un po' che il nostro territorio è in sofferenza, perché quella è l'ultima delle fabbriche che stanno chiudendo, ma... Noi abbiamo l'esempio di quella, la Manuri, che era la più grande, che ha lasciato a piedi, quindi il territorio ascolano e piceno che sia in sofferenza credo sia un dato di fatto. Sì, sì, poi il calcio, come dice giustamente Pierpaolo, uno è contento, va alla partita per un'ora e mezza, si dimentica di tutto il resto, però infatti tutto il resto poi volevo, torna appena finisce la io partita. Quello volevo quindi dire, nei 90 minuti o qualche minuto prima e qualche minuto dopo uno cerca in qualche modo di utilizzare, tra virgolette, il mondo pallonaro un attimo pure per staccarsi da questo momento. L'unica cosa, Pierpaolo, più che indignarsi, secondo me sarebbe il caso di cominciare a fare qualcosa, perché a incazzarsi seriamente. No, ma uno si può anche indignare, ma se poi all'indignazione non segue nulla, sì, rimane arrabbiato e loro però rimangono senza lavoro. Quindi forse ognuno di noi dovrebbe cominciare a concretamente a fare qualcosa, non so che cosa, però le cose possono essere cambiate solo se c'è questa effettiva volontà da parte di tutti e da parte di chi, come tu dicevi giustamente, vive una situazione migliore, di privilegio rispetto a chi un lavoro non ce l'ha. E adesso si fa fatica comunque. Andiamoci a vedere quelli che sono stati i commenti del day after bianconero, quindi leggiamo quelli che sono stati i titoli, no, perché non so se ti ricordi, Marco, fino a mercoledì. Di solito facciamo in modo che qualcuno vinca il miglior titolo del day after. Prego Emidio, e ai nostri ospiti qui in panchina diamo i nazionali, va bene? Così magari, prego, chi dice? Beh certo, come no, ecco, guarda. L'abbiamo chiuso perché io non voglio essere cospirazionista, no? Oppure guardare dietro a tutte le cose che ci possono stare. Però allora, siamo la tifoseria più presente in casa, la tifoseria più presente in trasferta. Abbiamo subito un agguato a Teramo, anche se in numeri ristretti. In Coppa Italia. In Coppa Italia. Siamo andati ad Ancona con 1000 posti quando il questore di Ancona si è impuntato, perché è stato così, a non alzare il livello quando si poteva benissimo fare, perché un'eccezione al campionato si può fare. Siamo andati a Pisa, a distanza di 10 anni, abbiamo avuto lo stesso trattamento, perché mi ricordo che c'è stato qualche incidente anche diversi anni fa. Quindi secondo me, cioè, o non ci vogliono far andare in trasferta, o non vogliono che sosteniamo la squadra, perché pure in casa certi provvedimenti assurdi quando non si registra un incidente qua non so da quanto tempo. Quindi secondo me c'è un disegno dietro, perché altrimenti torniamo al discorso dell'incompetenza che faceva Pierpaolo, no? Chi decide queste cose o ci prende di mira oppure è incompetente, perché dove sono i dati per colpire adesso, senza fare i piacioni alla tifosia, perché non è... No, non è, però è una cosa oggettiva, cioè, sono elementi che si susseguono da settimane e settimane, perché... Da un po' di tempo, allora diciamo che forse... Emidio, io ho un'impressione che comunque abbia influito non sulla Lega, ma sul prefetto, anche l'episodio dell'aggressione ai vigili urbani. Sì, qui ad Ascoli. Quello secondo me sul prefetto di Ascoli ha influito. Cioè, e comunque non è un bel segnale da parte della tifoseria questa. Benissimo, cosa. Perché aspettare, colpire, cioè, è il solito problema della vita, la colpire tutti per non colpire nessuno. La stessa cosa che diceva Lovato nel comunicato. La Lega fa in questo modo, insomma. L'istituzione stessa della responsabilità oggettiva, o l'accetti o non l'accetti. Se non l'accetti, vabbè, ho capito, c'è tanta gente che non l'accetta. Però nel momento in cui l'accetti, io credo che ci sono stati 2 o 3 episodi in cui la tifoseria, una parte delle terre della tifoseria, perché la maggior parte, il 90%, sono bravissime persone, che però se la va a pigliare con i vigili urbani perché cercavano di impedirgli di tirare le pietre al terreno, mi sembra veramente una cosa assurda. Per cui credo che abbia influito quello. Io potrei sbagliare. No, per carità, non è che tutta rosa e fiori, insomma. Altrimenti, come tu sai, il prefetto avrebbe potuto anche non accettare in toto una parte, metà sì, metà no, eccetera, eccetera, no? Per come sono stati fatti, come è stato fatto sì, in altre province. Come diceva il direttore Lovato, cioè, se ce li sembra la via più semplice, che spesso l'ha sbagliata in queste cose. Quindi.
diciamo che questi sono casi anche abbastanza estremi, dove uno fa fatica, no, a cercare di trovare una soluzione ideale che vada bene per tutti, oppure trovare il colpevole, come diceva il direttore Lovato, e fargliela pagare. Si fa un po' fatica. Rimane il fatto che, insomma, la tifoseria ascolana, io guardo il positivo, perché di negativo, sinceramente, al di là del momento forse stupido, il più stupido, forse l'unico momento stupido della stagione, dove con i vigili è successo quello che è successo, vigili che tentavano di fare il proprio lavoro e che volevano evitare che succedessero proprio queste cose. Quindi comunque per me rimane il fatto che la nostra tifoseria è una tifoseria che in questo campionato, diciamo dalla fine dell'era precedente, che ha visto il fallimento dell'Ascoli, all'inizio di questa nuova era, io credo, non so se sei d'accordo Emanuele, che i nostri tifosi in qualche modo... C'è da dire che spesso e volentieri i nostri tifosi in trasferta arrivano, fanno il viaggio, pagano il biglietto, entrano spesso e volentieri sempre, quasi sempre 20-25 minuti all'inizio della partita. Questo nessuno lo mette mai risalto. È una cosa assurda. È una cosa veramente, veramente assurda. Siamo, insomma, come dicevamo tutti, la squadra più seguita. Ma non vorrei che questo, perché penso è bravo dell'intera, che mi... dell'intera categoria fuori casa, e è impossibile che, insomma, tra i professionisti non si riesca a far vedere una partita intera, sapendo che i nostri tifosi arrivano in massa. Poi dopo, insomma, le varie situazioni bisogna vedere un po' il tutto, da dove arrivano, come è successo, cosa è successo, e non bisogna magari soffermarsi su un semplice episodio che poi magari è il più facile da contestare. Esatto. Ma in effetti io non so fino a che punto, non mi piace piangermi addosso o fare del vittimismo, però come diceva anche il buon Emidio Premici, io non so, però da un po' di tempo a questa parte qualcosa non ritorna come dovrebbe tornare, quando le cose si svolgono tranquillamente, no, sotto gli occhi di tutti. Un po' di cose in effetti ci fanno pensare, perché l'Ascoli senza tifosi per 3 trasferte, sperando che Forlì venga ripristinata, comunque Reggiana Pisa che non viene recuperato, il fatto che nel girone... Quindi tu stai dicendo che c'è una manovra... No, io non lo so, non occulta, lo stai dicendo tu. Lo sto dicendo io, quindi c'è una manovra occulta... Io aspettavo che qualcuno dicesse a posto mio. Secondo me ci sono magari una serie di situazioni spiacevoli sulle quali possiamo discutere, no, io non entro su questo discorso qui, perché secondo me il discorso è un po' più ampio, però credo sia impossibile parlare di una manovra, di una volontà di qualcuno che non vuole vedere l'Ascoli andare in B, cioè, allora sì, probabilmente è incompetenza, probabilmente si fanno delle scelte così, che non hanno neanche molto senso. Io onestamente non credo che qualcuno stia macchinando nell'ombra. E per quale motivo poi? Cioè, per quale motivo dovrebbe? Per avvantaggiare chi? Dopo, è bello, questo fa parte un po' del colore, del sentirsi un pochettino a volte penalizzati in determinate situazioni, però no, sinceramente non credo. Poi, diciamo di no, non ci te crediamo. Qualcosa non ti quadra, che dai, dimmelo però, diciamo, perché mi hai fatto venire la curiosità, no, che no. C'è dietro? Le dietrologie a volte... Dai. Mi piace sta parola. Le dietrologie a volte, insomma, condizionano tantissimo. È vero quello che dice Berrettoni, che se io poi non lo sapevo, se è vero che ogni volta i tifosi entrano 20-25 minuti dopo, è una cosa allucinante. Certo. Ti fai il viaggio, ti paghi il biglietto, vai a ti fare la squadra pure 20 minuti dopo. Vuoi che te lo dica? Perché pensano in questa maniera assurda di... Ma chi sono questi che pensano, Angelo? Chi è? Infatti dico, faccio fatica a pensare io che loro riescano in qualche modo a pensare... Posso capire una volta. Bifide, perché tu non puoi pensare di far arrivare una tifoseria numerosa dopo 20 minuti, perché così dici, sai, la partita è iniziata. Ma anche se non fosse numerosa, cioè...
li facciamo entrare piano piano. E magari falli entrare. È successo il contrario, perché giustamente una tifoseria che arriva in ritardo vuole entrare di corsa, e entrando di corsa capita che butti giù il cancello, che ti incolli. No, vabbè, adesso no, Angelo, però non puoi dire che butti giù il cancello o che magari prendi a schiaffi qualcun altro perché stai correndo. Ora è giusto, cercavo di dirlo in una maniera. Bisogna cercare di essere anche abbastanza obiettivi in questo, cioè se i tifosi che hanno fatto tutto bene, però hanno commesso degli errori come tutti, come posso commetterli io o Berrettoni o qualcun altro, si potrà anche dire, giusto? Oppure no? No, si deve dire. Se è successo è giusto che se ne prendano la responsabilità, poi se chi sceglie quelle che sono le punizioni lo fa in maniera sbagliata, abnorme o non so come, anche questo è giusto sottolinearlo. Proviamo a leggere velocemente quelli che sono stati i titoli di questa per ultimo 28esima giornata di campionato, a cominciare dal nostro Emidio Previci, che ha il Carlino, solitamente non so se segui la trasmissione, caro Marco. Quale? Solitamente il Carlino che si aggiudica la palma del non lo so, stavolta non lo so. Vedremo. Vai, comincia Emidio allora. Se gli dai il microfono, sì. No, senza. Il picchio ristabilisce le distanze. Questa è la capolista liquida la Lucchese e torna a più 4 sul Teramo. Ecco, già per come l'ha letto sicuramente non sarà, stavolta arriva ultimo, credo. Però vediamo magari in prima se c'è qualcosa sullo sport, ma non penso. No, in prima. No. Matteo. Vado io. Allora, qui il Corriere dice, l'Ascoli scopre un bel tris per la B, con questo passo obiettivo più vicino. Però io vorrei far notare questo titolo sotto, che è il saluto di Re Leone che si trasforma in Iron Man, riferito al saluto di Perez. Ma Re Leone perché? Vabbè, proviamo a scoprire questo arcano, questo aneddoto. Dal nome Leo. Ammazza, chi l'ha scritto che gli facciamo i complimenti? Anzi, l'applauso. Non c'è, questa è senza. Non l'hanno firmato, questa è senza. Niente applauso per... Se c'era il buon Gigi Miozzi, ma non lo vedo. Magari ce lo poteva dire. Beh, vedremo, proviamo a capire. O per ultimo, passiamo alla parola o il microfono a Per Paolo. Leggiamo cosa scrive la Gazzetta. L'Ascoli sul velluto, Grassi, gol e classe, la fuga ricomincia. Un po' tutto, diciamo, tre righe per raccontare. Questo è sintetico proprio. Triste dell'Ascoli, ma il Messina a picco. Purtroppo è tutto e mi dispiace, si sta sotto Messina a picco, la squadra della mia città, e mi dispiace, però è tutto sport, come lo prendo tutto Juve. Te lo puoi tenere, tu non c'entri, sei stato a vedere la Juventus, sì, no? Dobbiamo raccontare. Racconta per adesso calcio minore o lo vuole sentire? Però la fede è fede, io sono romanista, che se si possa fare, ognuno ha la sua croce da portare. Esatto. Mi sto addormentando a vedere la Roma ultimamente, mi dispiace. Mi dispiacciono anche le parole che ha detto ieri Garcia. Squadra scarsa, Lui non si rende più conto di quello che sta succedendo. Non mi rendo più conto neanche io. In una trasmissione di Radio Ascoli mi ha intervistato Mario La Rocca, parlavamo anche di altre società. Un'involuzione impressionante. Parliamo dell'Ascoli, mi riallaccio al discorso dei tifosi, delle chi ci condanna, chi non ci condanna, per quanto riguarda il discorso che ci stanno delle magagne dietro. Io dico solo una cosa: vinciamo a Pisa 1-0, vinciamo con la Lucchese 3-1, andiamo, noi vinciamo e poi dopo falli chiacchierare gli altri. Questa è l'unica risposta. Sì, ma infatti volevo dire anch'io una cosa sulla nostra tifoseria che è encomiabile, è grandissima, no? E, oltre ai discorsi che abbiamo fatto, io penso che poi la cosa importante sia la risposta sia della squadra che della tifoseria. Tutte e due hanno dimostrato appunto una grande maturità e questo è importante, quindi anche durante il campionato o l'anno scorso, quando appunto l'Ascoli si avviava verso il fallimento, la tifoseria ha dimostrato sempre grande vicinanza e attaccamento ai colori. Il fatto che gente come Mario Bonfiglio e altri ex giocatori dell'Ascoli poi rimangano in città, questo è un chiaro segnale che comunque nella nostra città ragazze belle. Ragazze belle, come dice Pierpaolo. Anche questo, sì. Angelo, vedo un Pierpaolo serio. Oggi prima di far leggere il commento a Manuele, facciamo raccontare una battutina, una cosa. Pierpaolo, per favore, se no non ci vengo più io. È venuto con io vengo spirito senza offesa per i colleghi e tutti i ragazzi qui. Io vengo perché ci sta Pierpaolo Piccioni. Perciò raccontami un aneddoto e poi dopo lasciamo il commento a Manuele. Ma no, vabbè, visto che abbiamo qui Emanuele.
Quando è uscito Berrettoni, ha preso la sua fascia da capitano, si è girato verso Pirrone e l'ha data a Pirrone, e va bene. Poi subito dopo viene tirato fuori Pirrone, Pirrone gira mezz'ora per trovare un altro a cui dare la fascia da capitano, perché come diceva giustamente prima Mario, il vice capitano è, si sa chi è, il vice vice capitano è un po' aleatorio, che tra l'altro ci ha riferito fuori onda Emanuele che forse più diritto di Pelagatti in quel momento l'avrebbe avuto magari Avogadri, però ha proprio questo, e quindi c'era sta fascia che andava in giro, e uno vicino a me ha detto una bellissima frase, perché la tifoseria ascolana è famosa per queste frasi che vengono dette sempre nel momento di silenzio, come a scuola quando tu dicevi che la professoressa era una poco di buono e tutti quanti in quel momento stavano zitti, e quelle che lei ti sentiva. Si fa pure fatica, no? In uno stadio si faceva fatica, però uno vicino a me sta fascia non c'ha pace oggi. Probabilmente non riusciva a trovare pace, ma è finita. No, poi c'è anche un'altra cosa. Pelagatti? Alla fine di Pelagatti, sì. Sì, ma no, poi c'è un'altra però cosa. Subito dopo è passata da Avogadri, se n'è accorto. Non ve ne siete accorti. Ma non me ne ero accorto neanche io dopo la panchina. Dopo è passata. A maggior ragione quella fascia. Non c'aveva passato pace. Un pomeriggio. Stava arrivando a Oreste. Sì. Che dicevi, Pierpaolo? Ah no, chiudiamo, facciamo no, chiudere. Era una piccola parentesi. A proposito di battute, ne ho letta una su Facebook, è bellissima. Dopo i fatti di Pisa, che un tifoso dell'Ascoli diceva: guardate che la Torre di Pisa l'avevamo già trovata storta, non è colpa nostra. Bella anche questa. Allora, Emanuele, se vuoi leggere il titolo del Corriere dello Sport: L'Ascoli cala il tris e marcia verso la B. Facciamo un po' di scongiuro della serie per la sagra dell'ovvio, che non possiamo fare davanti alle telecamere, però. C'è il giornale copri così. No, volendo, no, si sono toccati tutti qui. Ecco. Mori, Mingoni, proprio hanno fatto in maniera proprio sì, senza peli sulla lingua. E arriviamo al buon. No, io Marco. Ma non perché secondo me il titolo migliore è questo qui: ha paura dell'iniezione, scappa a casa. Gli dovevano fare un'iniezione, non c'è, ci sono nome e cognomi, quindi magari anche una situazione non ripetiamo. La persona di 43 anni, cioè, ho letto l'articolo, gli ha detto la madre: guarda, questa che ti vengono a fare, è scappato, non torna tre giorni. Un po' fa ridere, ma un po' è anche preoccupante. Ha paura l'iniezione e scappa. E quindi a sto punto io direi che non ha può vinto, non vincere. Mi dire, sembra, no? Il titolo il miglior titolo di questa day after della. La 28esima giornata di campionato, il messaggero con ha paura dell'iniezione e scappa di casa. Cari amici telespettatori, questo è, diciamo così, il titolo che vince in questa settimana. Ci andiamo a vedere le interviste dei giocatori, ce ne abbiamo diversi. Mingazzini, Risaliti, che lui Risaliti gusta, no? Ascoli era Risalisci, non era Risalisci. Risalisci, non stare giù con Chisci. E poi andiamo a sentire anche le voci di Grassi e Tripoli a Frappè. Problemi con la DSL? Stanco del caro bolletta? Da oggi c'è Go Internet, navighi senza limiti di tempo e di traffico. E con Go Internet stoppa le lunghe attese e spazio alla semplicità. Basta collegare il modem alla presa elettrica e si è subito online, senza l'intervento di nessun tecnico. Go Internet, facile ovunque. www.gointernet.it. Pancaffè, la miscela che fa per te. Il buon caffè lo trovi solo da Pancaffè, la torrefazione ascolana che piace in tutta Italia. La miscela che fa per te? Naturalmente da Pancaffè. Inoltre Pancaffè è anche distributore di macchine automatiche per bevande calde e fredde, oltre che di snack e tanto altro. Pancaffè di Angelini Luciano, via del Commercio 2, zona industriale Ascoli Piceno, www.pancaffè.it. Pancaffè, la miscela che fa per te. E con l'acquisto di 8 cartoni di cialde, in omaggio una maglia ufficiale dell'Ascoli Picchio. Finalmente con il nostro direttore Lovato possiamo dire di non aver sofferto, finalmente. Ma insomma, comunque la Lucchese ha tirato tanto, però è vero che insomma i gol di margine ci hanno consentito di soffrire meno di altre volte nel finale. Però devo dire che meritano veramente i complimenti a Lucchese, è una bella squadra, ha creato tanto, noi hanno un modulo simile al nostro, quindi è stata una partita divertente dove ci sono stati molte occasioni da una parte e dall'altra. Noi
abbiamo avuto per una volta più cinismo, forse anche più qualità, e quindi abbiamo sfruttato meglio le nostre, loro qualcosa hanno sprecato. Lanni è stato di nuovo molto molto bravo, come peraltro ha dimostrato di essere sempre. L'importante è che ormai siamo arrivati a un punto che bisogna raccogliere il massimo sempre, e anche oggi l'abbiamo fatto. In effetti questa vittoria avvalora ancora di più i 3 punti conquistati, la vetta della classifica ancora una volta a 4 punti dal Teramo, proprio in virtù di una Lucchese che comunque gioca un gran calcio. Sì, sì, loro sono, insomma, sono cambiati abbastanza, oltre che essere cambiato l'allenatore è cambiata anche abbastanza la squadra a gennaio, l'hanno rinforzata, hanno trovato maggiori sicurezze, oggi giocano un bel calcio, l'hanno dimostrato, sono arrivati tante volte pericolosamente vicino alla nostra area, dimostrando di essere una squadra in salute, si sapeva, ecco, forse hanno un po' per il discorso del modulo, poi insomma le caratteristiche dei giocatori, forse più propensione all'attacco che alla difesa, e quindi hanno subito le nostre iniziative, l'hanno subite in maniera pesante, però sono stati capaci spesso di crearci problemi veri. Se qualcuno poteva pensare che in virtù di quanto successo in questa settimana magari l'Ascoli in qualche modo potesse risentirne, abbiamo cucito le bocche un po' a tutti quanti. No, risentirne no, anche perché siamo reduci comunque da una vittoria come quella di Pisa, quindi i ragazzi erano tranquilli, sereni, soddisfatti. A volte sembra che non riusciamo a passare una settimana tranquilla, questo sì, speriamo la prossima lo sia un po' di più. Però dal punto di vista meramente sportivo le cose stanno andando bene, cioè, comunque ormai siamo lì davanti da una vita, e stiamo cercando di rimanerci, credo che meritiamo di essere lì, meritiamo tutto il distacco che abbiamo sulle altre. Certo loro non stanno a loro volta, bisogna anche fare i complimenti al Teramo, se vogliamo lo stesso Pisa, ieri sono andati a ottenere 2 vittorie importanti in trasferta, quindi insomma il campionato resta vivo. Doppia trasferta per l'Ascoli Piccio, si va a Gubbio che ha vinto fuori casa a Pontedera, e poi lo stesso Pontedera, 2 trasferte ai noi senza tifosi. Sì, 2 trasferte senza tifosi, ma questo proprio perché lo sappiamo non ci deve condizionare, dal momento che mancheranno non per loro volontà, non per questioni di criticità tra tifosi e squadra, ma perché purtroppo non potranno venire per questioni di decisioni che passano sopra di noi, dovremo per certi versi sentirli con noi lo stesso e giocare con la stessa personalità che abbiamo mostrato non sempre ma da molto tempo a questa parte. Ecco. Ascoli Piccio dice no, anche Gianni Lovato dice no. Sì, sì, beh, oggi era il giorno che tanti club hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al mondo femminile con manifestazioni. Ho visto alcuni club hanno fatto entrare donne gratis, noi abbiamo fatto degli forti sconti e questi braccialetti rosa proprio per testimoniare la nostra lotta contro ogni forma di violenza, a maggior ragione contro il sesso debole. Dicevamo con mister Galderisi di aver visto, al di là del risultato, comunque una gran Lucchese che ha giocato un gran bel gioco. Probabilmente nel primo tempo Ascoli più cinica, 2-3 tiri, 2 gol, la Lucchese che ha giocato, diciamo, un po' più a calcio ha raccolto probabilmente meno. Sì, però diciamo che le partite le vince chi la butta dentro, quindi merito all'Ascoli che ha fatto 3 gol, diciamo, in 3-4 occasioni, noi siamo riusciti a farne uno in 5-6 occasioni, quindi il rammarico c'è perché a livello di mole di gioco abbiamo creato tanto, abbiamo penso il primo tempo chiuso per tratti del primo tempo l'Ascoli nella sua metà campo, però poi dopo alla fine alla resa dei conti finito il primo tempo è finito 2-0, quindi è vero che abbiamo avuto del buon palleggio, del buon entrambi di gioco, però c'è il rammarico di non essere riusciti a buttarla dentro, ecco. Sicuramente di questo passo, diciamo così, l'obiettivo della Lucchese è a portata di mano, insomma. Il mister dice che non bisogna, Galderisi, non bisogna adagiarsi sugli allori, però insomma, voglio dire, se continua a giocare così. Sì, però questa partita non deve entrare in inganno, perché l'Ascoli è una squadra che gioca molto bene ma che ti fa giocare. Quando va a incontrare squadre che lottano per salvarsi, difficilmente ti lasciano gli spazi che magari ci può aver lasciato oggi l'Ascoli, quindi è sicuramente più difficile giocare contro una squadra chiusa che contro una squadra come l'Ascoli a livello di qualità di gioco. Poi è normale che magari contro una squadra che sta lottando per retrocedere, se gli lasci le occasioni che ha avuto oggi l'Ascoli non fa nemmeno un gol, quindi dopo cambia poi la qualità dei giocatori. Però a livello di qualità di gioco noi stiamo crescendo molto e questo ci fa ben sperare per il futuro.
Ascoli Picchio dice no alla violenza sulle donne, Mingazzini dice? Assolutamente, anche noi diciamo no, tutta la Lucchese, penso tutta Italia debba dire no, perché ci accomuniamo, ecco, all'Ascoli per, in questa protesta. È risalito piano piano e dalla difesa, giovanissimo, ha fatto il gol della bandiera della Lucchese. Complimenti a te, complimenti a tutta la squadra, avete giocato comunque un gran calcio al di là della sconfitta, insomma. Grazie, come ho già detto non è una sconfitta come le ultime due in trasferta, è una sconfitta diversa perché siamo venuti ad Ascoli, ce la siamo giocata, abbiamo creato tante occasioni, poi non siamo stati bravi a finalizzare tutte, però c'è un po' di rammarico, ma guardiamo avanti, andiamo per la nostra strada. Sento un leggero accento e quando lo sento dopo devo chiedere per forza di dove è questo giocatorino. Di Prato. E quindi si capisce come mai non a giocare a Prato e invece con la Lucchese, vabbè, parliamo di Toscana, dai. Che ti devo dire, la Toscana è la regione più bella. Ah, ecco, complimenti, sì, in effetti condividiamo il pensiero. Ascoli Picchio dice no alla violenza sulle donne, Risaliti dice? No, ma lo dico non solo l'8 marzo, va detto tutti i giorni. La società dell'Ascoli ha fatto una bella cosa, però il rispetto verso le donne va tutti i giorni, va fatto. Grazie e complimenti ancora. Lo aspettavamo al varco, finalmente ce l'abbiamo qui, il nostro bomber, aspettavamo il ritorno al gol con la maglia bianconera e finalmente è venuto, è arrivato in una partita, devo dire, anche bella, al di là insomma della vittoria, forse meno sofferta del solito, ma comunque una grande vittoria che vi mantiene in testa alla classifica, 4 punti dal Teramo, complimenti. Grazie. Felicissimo personalmente di aver ritrovato il gol e soprattutto felice perché comincia a stare bene e se a Pisa facevo più fatica a ripartire, ho fatto tanta fase difensiva e facevo fatica a ripartire che ci sta, oggi si è visto veramente che avevo gamba, avevo forza. E abbiamo visto infatti rientrare tantissime volte, la fase difensiva l'hai fatta anche oggi tantissime. Beh, ma l'ho sempre detto, io alla causa di questo Ascoli farei pure terzine, se c'è bisogno di correre più del dovuto lo faccio, magari mi porta a fare qualche gol in meno, ma ben venga, l'importante è da dare continuità ai risultati che si è fatto in queste ultime giornate e poi gol è una gioia personale, sono felice di aver contribuito a questa vittoria. Poi ci arriviamo e ce lo racconti anche, però diciamo che non so se convieni con me, l'Ascoli in questo primo tempo è stato abbastanza cinico, poche occasioni da gol ma subito palla in fondo al sacco, ciò che sinceramente forse prima è mancata, questa cinicità davanti alla porta. Beh, sono partite in sé perché se vai a vedere con Teramo abbiamo creato tante di quelle palle gol e non andava mai dentro. La partita successiva con la Pistoiese in casa ne abbiamo fatte 5. Sono partite a sé e oggi siamo stati veramente fortunati, bravi perché comunque le azioni le abbiamo create. E buttarla dentro non è mai facile, oggi ci si è riuscito a primo colpo, ben venga. Come solitamente succede, chi vince chi la butta dentro, vince chi la butta dentro. E qui arrivano, ci salutano i giocatori. Giustamente c'è un'aria di allegria come è giusto che sia per una capolista. Raccontaci sto gol. Beh, sto gol è ripartiti in contropiede, ci siamo chiusi bene, ripartiti in contropiede, abbiamo toccato tutti la palla, quelli davanti, che giocare con questi giocatori è devastante, io mi diverto in allenamento, quindi penso in partita. E poi sinceramente Berrettoni ho fatto mezz'ora a chiamarlo, ma lui mi diceva ti ho già visto. E poi bello, ho fatto sto gol che sinceramente lo dedico a mia moglie che è a casa con mio figlio, un cane e un virus intestinale. Per giunta è la festa della donna e gli mando un bacio a lei, la ringrazio e gli faccio tanti auguri. Quindi Ascoli Picchio dice no, Pietro Tripoli dice forza Picchio. Sicuramente anche no alla violenza sulle donne. Alla violenza delle donne, sì, l'avevo già fatto in settimana e sicuramente un bel video, insomma, promozionale. Beh, ma quest'anno la società è veramente guarda i minimi particolari e queste cose qui per le donne è importante, soprattutto oggi è la festa della donna e sono felice, ripeto, vendo la moglie a casa e sono felice dell'Ascoli che fa questa iniziativa. Oh, si guarda avanti, doppia trasferta, Gubbio Pontedera senza tifosi, come se ce l'aveste vicini comunque.
Beh, sicuramente dobbiamo raddoppiare di più le forze e dare una gioia ai tifosi che magari non riescono a venire e si mangiano le dita delle mani. Altro bomber della partita, altro giocatore bianconero che finalmente realizza il suo primo gol con la maglia bianconera, emozione a go-go in una partita che avvalora ancora di più la vittoria, perché contro una squadra che comunque ha dimostrato di essere una gran bella squadra. Sì, si è già messo in difficoltà nonostante 3-0 e poi 3-1, però abbiamo messo in difficoltà e abbiamo retto bene e poi niente, sta la soddisfazione del primo gol. È una bella emozione, però l'importante è portare a casa la Boston Pari a 3 punti e quindi... L'importante è anche che Grassi si sbloccasse. Sì, quello certamente, però dai, da quando sono qui 7 partite, 6 vittorie e una sconfitta. Se fosse così fino alla fine di queste ultime 10 partite qui, anche se non sei più, sarebbe uguale. L'importante è che... Metteresti la firma? Subito. Pur di andare in Serie B? Certo. È l'obiettivo di tutti. No, al di là di tutto, comunque oggi quello che probabilmente ho visto di diverso è il fatto di essere molto più cinici sotto porta rispetto alle altre volte. Sì, abbiamo fatto 3 gol, oltretutto 3 azioni bellissime, e le abbiamo finalizzate nel migliore dei modi, e quindi a valore di più anche gol. Di questo passo, voglio dire, dove volete arrivare? No, vogliamo tenere a distanza le avversarie, perché il campionato è ancora 10 partite, ma è lungo e le insidie vengono fuori ogni partita, perciò dobbiamo lavorare come stiamo facendo ora settimanalmente, tutti i giorni, con questa volontà e poi andare avanti così. Se si pensa in B, facciamo la promessa che... tagli la barba. Sì, l'ho già detto. Ah sì, lo sapevo. Per prima lo dovevi dire a noi, però non vale, giusto? No, non detto a nessuno. Ah, no. Uno spogliatoio. Ah, ecco, vabbè, quindi ufficiale, abbiamo la notizia. Finalmente doppia trasferta, Gigi. Senza tifosi. Difficile. Sì, difficile. Ma non impossibile. No, dispiace perché lì il tifo dell'Ascoli da quando sono qui in trasferta era venuto in massa. E dispiace per loro perché ci tengono in maniera incredibile, però dobbiamo metterci allora qualcosa in più anche per loro. Ascoli Picchio dice no sulla violenza alle donne, Gigi Grassi dice no. Grazie e complimenti. Abbonamento a Ascoli Picchio Wall Street English. Subito per te il 30% di sconto. Anni 80, la tribuna. Ah, sì, la tribuna. Dalla tribuna si usciva direttamente sul piazzale perché non c'era la parte che è stata fatta dopo il decreto Pisano. No? Per cui i giocatori uscivano e si ritrovavano a tu per tu con la tifoseria e più di una volta hanno preso gli schiaffi i giocatori, compreso Biroff, compreso altri. Anche se andavano bene. L'Ascoli aveva perso in casa e c'era la coppia Perrone-Pochesci che tutti ricorderanno. Pochesci quel giorno non aveva giocato, per cui usciva dallo spogliatoio e dalla tribuna con una discreta tranquillità, sebbene l'Ascoli avesse perso, quindi c'era la contestazione. Lui esce là fuori, quando esce fuori passa in mezzo alla classica folla che si apriva come il Mar Rosso e di lato uno gli fa... Poi si è chiusa subito. E di lato uno gli fa «Cesso!» Vabbè, ma quello si gira, vabbè, ma non l'ho manco giocato. E per forza, perché Lucesse! E così abbiamo riaperto questa ultima parte di puntata, la ventitresima puntata, l'abbiamo voluta riaprire così, con questa piccola chicca raccontata al nostro Pierpaolo, che in realtà oggi si era intristito un po'. Si è ripresa la fine. Aveva ragione Mario, però poi sì. Parlando soprattutto del fatto di una persona, lo vogliamo dire, che poi condividevamo con il capitano,
che poi non so per quale motivo, anche ieri, nonostante, voglio dire, la partita encomiabile da parte di Berrettoni, che quando è uscito ha gridato alla tribuna: era ora, mi sbaglio? Non so se si è sentito anche su SportTube, mi hanno detto. Si è sentito? Sì, sì, mio figlio mi ha riferito che si è sentito anche su SportTube, questa è una vergogna, insomma. Che gli avrai fatto a sto tifoso? Non ho idea, dall'inizio del campionato ce ne dice di tutti i colori, ma non solo a me, è un po' in generale, non lo so. Questi sono i fenomeni. Speriamo che continua. Probabilmente porta bene. No, ma se lo fa star bene, noi siamo sempre per il bene comune di tutti. Noi... Beh sì, quello senz'altro. Come diceva invece il buon Bonfiglio, in realtà a te lo diceva l'allenatore. Infatti ho detto: non ti preoccupare, questo succede normale, ti devi preoccupare. Quando sono quelli là di fuori, dici lasciate. Quando comincia l'allenatore sono casini, a me. E a te Pillone, giustamente, scherzo. Scala, no? Ci sta, dai, ci sta, non ci facciamo caso a queste cose. 29esima giornata di campionato, siamo arrivati a capire quella che sarà la prossima giornata, quindi andiamo a leggere velocemente: Lucchese Forlì, Teramo Pistoiese, Savona Pro Piacenza, Sant'Arcangelo Carrarese, Prato Pontedera, Spal Grosseto, Ancona San Marino, Pisa L'Aquila e chiaramente Gubbio Ascoli. Abbiamo parlato prima, accennato brevemente, si andrà a Gubbio, reduce dalla vittoria esterna in quel di Pontedera, senza i tifosi, e questa è la cosa che un po' ci dà fastidio, ci fa rabbia, ma non ci preclude nulla. Ma quello sicuramente, sarà una partita difficile. Mi levo la giacca perché comincio a sentire caldo, faccio come Nicola Savino a quelli che... perché in questo campionato il Gubbio ci ha messo in difficoltà, sia in Coppa Italia che abbiamo vinto praticamente all'ultimo secondo, e sia all'andata che ci ha recuperato due gol, quindi niente, adesso in settimana come sempre prepareremo la partita cercando poi di andarli ad attaccare nei loro punti un po' più deboli, ecco. Galderisi, non so se ti può far piacere questo, ha avuto grandi parole di elogio nei confronti di tutti quanti voi, descrivendovi come secondo lui la squadra che in questo momento e per tutto quello che ha fatto in campionato meriterebbe di tornare in Serie B. Sì, insomma, ci ritocchiamo. No, fa piacere perché comunque sia, secondo me, insomma, l'allenatore preparato, è stato un grandissimo giocatore, sì, prima a Verona. Io sono stato a Verona, è un idolo anche lì, quindi ritrovarlo poi, sì, trovarlo poi, insomma, come avversario d'allenatore fa piacere che abbia speso delle parole importanti su di noi, e da parte nostra ci fa piacere che un allenatore così competente possa poi allenare, insomma, si vede poi dopo come gioca la Lucchese, che secondo me da gennaio in poi è una delle squadre che esprime il calcio migliore. Beh sì, in effetti concordo pienamente. Discorso dirette inseguitrici, gli vogliamo dare un'occhiata, o meglio, Teramo impegnato in casa con la Pistoiese, che poi non ha giocato la partita con l'Ancona per via del maltempo che c'è stato. Si giocherà un incontro probabilmente importante, l'ultimo di questa 29esima giornata, chiaramente spezzettata, che inizia il 14 marzo e finisce il 15, Pisa L'Aquila, dalla quale potremmo trarre qualche beneficio, soprattutto in considerazione del fatto che il recupero tra... Sicuramente molto dipenderà anche da quello. Il Teramo vincerà, quindi... È vero. Pistoiese. Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che il Teramo vincerà, no? Proprio no, una passeggiata di salute, dai. E poi vediamo, ecco, adesso come finisce, insomma, l'Aquila Reggiana. Sono ancora Reggiana. Sul risultato, vediamo, di parità, mi dicono, ecco, dalla regia. Adesso vediamo, speriamo che finiscano, insomma, così, in modo che poi dopo l'Aquila possa giocarsi la partita a Pisa come un'ultima spiaggia, perché dopo, se non fa il risultato lì, penso sia fuori anche da
da un, insomma, un ipotetico discorso playoff. Insomma. Solitamente diciamo, ma no, noi non guardiamo, no, la classifica, perché che ce ne può fregare di meno, però in buona sostanza... Siamo primi in classifica, la classifica insomma ogni tanto un'occhiata gliela diamo, però insomma ecco, questo non ci deve poi dopo distogliere dal nostro obiettivo finale. Petrone insiste sempre nel dire che nel proprio lavoro, nel suo lavoro, quello che ha fatto dall'inizio fino alla fine lo ha fatto con i suoi ragazzi, per i suoi ragazzi, e poi ci diceva sempre: se ve la dovete prendere con qualcuno, prendetevela con me. Io credo che questa sia un po' stata la medicina. No, quello sono io, se dovete prendere con qualcuno, prendetela con me. Ah, tu addirittura, da capitano, vabbè. Vabbè, certo, da chioccia. È logico, ma no, quasi, è, insomma, si è tutti sulla stessa barca, è logico che poi dopo, bene o male, insomma, durante l'anno... ci sono degli errori, l'importante è comunque venirne fuori da situazioni critiche, perché insomma durante l'anno abbiamo passato e insomma speriamo di non passarne più da qui alla fine. No, critiche, però, poi è un gran parolone, perché abbiamo perso 4 partite in no, campionato. Critiche nel senso che magari ti vengono a mancare dei riferimenti in determinati sì, momenti, e quindi solamente una squadra insomma con i nostri valori può venire fuori da situazioni particolari, ecco. Poi in questo momento ancora di più, prendendo in esame il caso difesa, caso tra virgolette, nel senso che comunque sono venuti a mancare due pedine importanti come Mengoni e lo stesso Mori, insomma sia Pelagatti che il buon Cinaglia abbiamo riscoperto bene. Insomma, hanno avuto la possibilità, come si dice, di mettersi in mostra e l'hanno colta bene. Anche se Pelagatti forse ha avuto più possibilità. No, infatti mi riferivo soprattutto a Cinaglia. Bel giocatorino alla fine. Sta facendo bene adesso. Cioè, soprattutto considerando che gli attaccanti della Lucchese, insomma, guardando Forte, che era oltre che forte, probabilmente anche abbastanza alto. Quindi hanno fatto a sportellate in diverse occasioni. No, sicuramente. Però, era per spezzare un'arancia. Sì, no, stavo pensando al mister che dice: se dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con me. Lui si è preso in parola dopo Prato, se l'è presa coi giocatori, però. Però lui lo può fare. Sì, lui lo può fare, si è preso dopo in parola. Noi, in verità, tifosi. Noi ce la dobbiamo prendere con lui, lui invece può. E lui però, pensa lui a prendersela con i suoi giocatori. Vabbè, insomma, analizziamo sta 29ª giornata, anche perché i minuti che sono rimasti sono davvero pochi. Al termine di questa 23ª puntata, no, due trasferte l'Ascoli di fila, no? C'è anche il turno, sì, infrasettimanale, sì, c'è Gubbio e Pontedera, due squadre che sono nel mezzo del cammin di nostra vita, e dunque da un lato hanno la tranquillità di potersela giocare senza assilli, dall'altro hanno poco da chiedere. Penso che se l'Ascoli riesce a fare almeno una vittoria e un risultato positivo, una vittoria risulta così, uscire da queste due partite, io credo, no? Almeno con 4 punti da queste due partite sarebbe un bel risultato, direi proprio di sì. Sempre però dovendo guardare, ecco perché io ti dico, forse preferisco le due vittorie, perché bisogna poi sempre stare a guardare quelle che faccio. Certo, chiaro, no? Io preferirei le due vittorie per 5-0, tutte e due. No, basta, come diceva Allegri. No, oppure ci stanno due trasferte, tre vittorie su due trasferte. Oh, Angelo. Lui però le preferisce. Angelo, due vittorie. Lo devo dire, anche perché nel giro di due settimane ci avremo tre partite dove... Poi c'è la Reggiana in casa, in giusto? In casa, esatto. Appunto dico, se vieni fuori da queste due trasferte di fila, è un trip. Sono d'accordo. 4 punti. Sono d'accordo. Sono d'accordo. L'unica, che... su quello che ha detto Marco. Ma l'hai capito quello che ha detto? Due partite, 4 punti. L'unica squadra che può chiedere qualcosa è il Pontedera soltanto, che ancora sta... Sì, però ha perso zona... l'ultima. Sì, ha perso in casa col quindi... Gubbio. Col Gubbio, no, che veniva da 11-12 risultati negativi, che affrontiamo noi prossimamente. Vabbè, quindi insomma, Matteo, io credo che alla fine ci stia, no? Perché stiamo proprio, siamo quasi pronti per i saluti, ma soprattutto per i pronostici. Anche perché la scorsa volta c'è stata l'ennesima dimostrazione che noi qui ad Ascoli Picchio Channel ne sappiamo una più del diavolo. No, niente, queste saranno tre partite consecutive nel giro di 8-9 giorni che saranno cruciali, nel momento... considerando anche il momento della stagione in cui ci troviamo.
Sì, perché si affronta sì il Gubbio, che è una squadra temibile, ma anche il Pontedera, e poi arriva un big match con la Reggiana, che è una diretta concorrente, quindi sarà importante fare più punti possibili per arrivare contro la Reggiana abbastanza tranquilli, secondo me. Con un buon margine, ma anche senza pensare a Teramo, magari. Ma perché chi ci pensa? Teramo? Vabbè, però che ne sai? Ci pensano loro, no, loro ci fischiano sempre le orecchie. E poi dicono che in effetti no, cioè noi lasciamo perdere l'Ascoli, rilasciano questi come si dice, fatica a credere. Come si dice? Scaramanzia, lui sì, il cane che si morde la coda. Sì, sì. Middio, sei anche d'accordo? Sono pienamente d'accordo a metà. Col mister. No, l'importante è mantenere i 4 punti di vantaggio, dai. Così almeno se c'è un piccolo scivolone, un imprevisto. Ci fa paura il Teramo, perché vabbè, ci fa paura no, non ci fa paura. Però ecco, chi ci insegue magari. Se non scivolano loro, magari se scivoliamo noi, l'importante è mantenere un po' di vantaggio. Poi io ricordo sempre preventivo. Che se l'Ascoli è condannata a vincere, anche le altre, insomma, in qualche modo, certo. No? Loro si devono spaventare che noi scappiamo, non ci riprendono più. E loro devono fare la rincorsa. La rincorsa del Somaro, caro Pierpaolo, no? Tu la conosci bene. Nel senso che sono un Somaro o che sono uno che rincorre? Che sei uno che rincorre e che solitamente quando uno rincorre... Ma si dice, guarda... Spesso e volentieri capita. Più che altro proprio la frase pregna ascolana è l'utrotto dello Somaro. Ah, sì? Sì, che quando una squadra tipo all'inizio del campionato parte, fa l'utrotto lo Somaro, dopo si ferma e le altre le passano davanti. Questa non la sapevo, vedi che poi anche, si impara anche questo. Chi di Somaro perisce, di Somaro perisce. Addirittura. Allora, ripartiamo da te per i pronostici. Non so se volevi aggiungere... Una rima. Una rima? A Gubbio si vince senza alcun dubbio. Mazza, qui scatta l'applauso, questo veramente... È una cosa che non si può ascoltare, ci ha pure pensato, cioè una cosa proprio... Questa è pura poesia, ragazzi. Sono rimasto inorridito, no Marco? Pura poesia. Appunto, il microfono. Si aspettava di meglio. In effetti, ma il pronostico lo vuoi fare? Trovamela tu, non andare a Gubbio. Andremo a Gubbio. Sicuramente. Allora, io avrei chiesto lo sblocco di Grassi, mo che Grassi si è sbloccato... Voglio un gol di Emanuele Berrettoni. Oh, finalmente, no? Il primo gol in campionato, sarà pure ora che lo fa. Ho fatto proprio col Gubbio, è andato il primo gol in campionato. Ah, è vero? Vedi. Chissà se ti farà giocare però il mister. Dopo ieri saranno problemi suoi. Saranno problemi suoi, in effetti. No, dopo quello che ha detto era ora quando è uscito, non lo fa giocare il mister. Ascolterà. Come va a finire non ce lo vuoi dire? Sì, ha detto, concorda con me, 0-1 Berrettoni. Ah, non avevo capito. Anch'io, 0-1 Berrettoni. Bene, Peppe Cinti. 1-2, oltre a Berrettoni anche Grassi. Ah, tu vedi proprio... Sì. Vittoria un po' sofferta. Vabbè, perché a noi soffrire un po' ci piace. No, io proprio. non è il caso che ci esponiamo... a pronostici. No, io neanche il pronostico non lo faccio. Perché però no? Preferirei, come dici tu, che vincesse. Va bene, il pronostico è questo. Ok, ci piace. E io ti dico 0-2. Ecco, attenzione amici di Cloverbet, perché sta parlando Matteo Mariotti, che solitamente è uno che le prende botta a botta, pire, come si dice qui ad Ascoli. Quando Ascoli. Stavo all'università mi ci sono fatto un po' di soldi con... È vero. Alla SNAI. Seria, tocca andargli dietro, insomma, in qualche modo. Pure marcatori vogliamo di... Non lo so. Perez sicuro, l'altro chi capita, dai. Vabbè, anche Nato Cosa. Glielo facciamo, fare. Speriamo Berrettoni. Mica perché sta qui in trasmissione. No, per carità. Può essere pure Oreste, può capitare pure lui. Sì, grandi, sì. Sia Oreste che anche il buon Middio. Seguendo l'orientamento di Pierpaolo e Di Mario, 0-1 autorete al 95esimo in mischia. Madonna, quando ci può fare se fai. L'importante è vincere. Sì, ho capito. In sospetto fuori gioco. No, in fuori gioco. Che accende una sorta di polemiche, esatto. Perché il palazzo vuole che lo ascolti. Esatto. Come disse qualcuno un po' di tempo fa, che noi eravamo in qualche modo, no? I rigori regalati, queste cose qua. Vediamo un altro mondo pallonaro.
Grazie Emanuele Berrettoni, grazie capitano. Al di là del fatto che giocherai o non giocherai, per noi rimarrai sempre il nostro capitano. Grazie. Questo te lo dico solo perché chiaramente stai qui. Sto qui, poi adesso certo. Come chiudiamo. Grazie. No, grazie per essere intervenuto, è sempre un piacere. Mi auguro e spero che quello detto questa sera in questa trasmissione possa diventare realtà domenica prossima in quel di Gubbio. Grazie ancora, grazie a Peppe Cinti. Grazie. A qualcosa che ci voleva far vedere? Sì, forse. Praticamente è un nuovo gadget che stiamo che lanciando. Fatto sì. Vedere, ma però abbiamo però fatto lo facciamo vedere. Rivedere perché probabilmente. Sì, per ricordarlo. Non... Esatto. È una pennetta USB 8 GB, molto, molto carina. Quindi la potete trovare in tutti i negozi convenzionati dell'Ascoli Picchio. Tra un po' usciranno anche le uova di Pasqua, però poi ne parleremo penso una prossima puntata, settimana daremo questa anticipazione che stiamo in parte dando adesso, ma ieri al Del Duca insomma abbiamo ascoltato il nuovo spot che presentava questa nuova iniziativa dell'area commerciale dell'Ascoli Picchio, ma dell'Ascoli Picchio in generale, che saranno le uova bianco-nere, dove ci saranno dei gadget dell'Ascoli, poi ci sarà anche la possibilità di vincere delle maglie e dei pantaloncini dell'Ascoli, quindi dai, eventualmente ritirare al campione, non è che troverete non dentro, quindi non mettetevi a scuotere le uova, perché dici, beh qua sento che ci può, no, questa non sono, allora ci sta la maglia, no. Ci sarà un tagliandino dove poi sarà possibile ritirarlo al campione che insieme appunto all'Ascoli Picchio ha deciso di fare questa iniziativa. Quindi vi consiglio appunto di passare quando verranno messi in commercio, di andare a prenotare, perché comunque potrebbe succedere come è successo per l'orologio, che poi dopo non ce li ritrovate più, quindi affrettatevi, no? Sì, anche per i vostri bimbi, per tutte le persone a cui volete bene, di fare un bel regalo marchiato Ascoli Picchio, perché di cioccolato, un uovo di 400 grammi, quindi anche cioccolateria bello, Gianmarini vogliamo dire, sì. Bello consistente, poi dopo Pasqua ci metteremo a dieta, però sotto Pasqua diamoci dentro con le uova bianconere. La pennetta tu la preferisci di solito come? Al sugo? Sì. A noi ci piace di più la puttanesca, la facciamo rivedere, magari la apriamo perché così la telecamera può in qualche modo inquadrare. Eccola qui. La pennetta al sugo, come piace a Peppe Cinti, che ringraziamo, che grazie salutiamo. A voi. Probabilmente ci vedremo più tardi, perché c'è un giro pizza. Ah sì, tarci, stasera. No? Sì. No, come stasera? Tra qualche minuto. Più tardi, quando abbiamo... chiudiamo. Quando ci salutiamo e tutto quanto, poi ci trasferiamo. Tutti al boccaccio. Mi raccomando, cari telespettatori, venite, se volete menare a Peppe Cinti ce l'avete. Mi raccomando, Angelo, non prende la solita scusa del portafoglio lasciato a casa questa sera. Che di solito funziona sempre. Grazie a... Mario Bonfiglio, grazie. Grazie a voi, grazie. Buonasera, grazie. Buonanotte. Come mi inviti spesso, portami un uovo di Pasqua, almeno regalamelo. Ah, vabbè, quello come minimo. Se la prossima che volta il cioccolato tutti mi piace. Quelli che la prossima volta verranno in trasmissione avranno in omaggio l'uovo bianco. Poi se lo mangioreste è un altro discorso, però, no, se lo però intanto regalamelo. Però regalo... Intanto regalamelo, poi vediamo. Quindi grazie anche a Pierpaolo Piccioni, che sono convinto comprerà un camion di uova, no? Da regalare a tutto il corpo municipale. Allora mangi, come si vuol dire. No, sono molto contento di aver incrociato in questa trasmissione Mario Adriano Bonfiglio, perché l'ho sempre seguito nelle altre e io e lui non ci siamo mai incrociati, nonostante che abbiamo partecipato a molte trasmissioni. In realtà è stata una combinazione felice perché, guarda caso, io oggi calzo la sua maglietta. Attenzione, applausi. Sì, dopo che mi sono tolto la giacchetta pure io. L'unico giocatore che mi ha donato una maglietta in vita mia. Grande! Spettacolo! Applauso. C'è la regia che questa sera non ci appoggia, sta dormendo, tutti, un sacco di gente, nessuno che fa l'applauso. Vi facciamo un po' e l'applauso grande. Poi sembra che non c'è nessuno in utilizzata col gruppo De Nerchias plurime volte sul palco quando facciamo cuore bianco-nero. È come la sciarpa di Peppe Cinti mai lavata.
No, perché ancora c'è l'odore, perché in tutto l'avrò utilizzata al massimo 5-6 volte, per cui mi tallava. No. Poi il maschio italiano sa da puzza. Grazie a Marco De Nibbio, grazie, buonasera per essere ritornato. Spero che tu da qui alla fine della regular season in qualche modo verrai. Quando vuoi e come vuoi. Grazie a Matteo Mariotti. Grazie a te. E ti teniamo d'occhio pure sta settimana. Perché, insomma, speriamo di acchiapparci, ma non solo per la scommessa, ma anche perché i tre fondi sono comodi. No? Non tanto per vincere qualche soldo in più, ma in realtà per convincere gli altri che l'Ascoli è la vera capolista di questo girone B di Lega Pro. Grazie anche a Emilio Premici. Grazie a voi. Grazie a Jant.it, che suggeriamo, seguite le prestazioni del nostro Emilio Premici su Jant.it e seguite le nostre, come al solito, sempre sul canale 606 di Ascoli Picchio Channel. Tra un po' ci sarà la replica verso le 23:30 più o meno, diciamo, minuto più, minuto meno. E poi ci rivedremo sicuramente, se Dio vuole, soprattutto per me, che mi dà tanta salute, lunedì prossimo per raccontarci quello che sarà stato di Gubbio Ascoli. Io vi ringrazio, saluto tutti quelli che ci seguono, vi ricordo l'indirizzo email info@etvascoli.it per mandare tutte le vostre cose che non vi ridaremo mai, però tanto mandateci, e vi ringrazio, saluto tutti quelli che mi chiedono salutaci in trasmissione. Poi alla fine vi porterò tutto l'elenco e vi saluterò tutti quanti. Grazie, buonanotte, bianconera a tutti quanti. Ascoli Picchio Channel.